Mi dici tu. Vado. Penso che possiamo iniziare questa sessione pomeridiana, se volete prendere posto. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il mio compito questa sera, insieme con Monica Sinatra, è di dire due parole sulla bibliografia di Marcello De Cecco. Il libro è questo. L'anno scorso vi abbiamo fatto vedere una versione provvisoria e questa invece è quella definitiva. Cioè, poi Monica vi dirà qualche cosa, diciamo, su quanto definitiva la possiamo considerare. Comunque, è un libro, è stampato, ci sono tante belle fotografie che aiutano. Vi voglio far vedere questa fotografia iniziale che mi è piaciuta tantissimo. Questa. Vabbè, poi avrete il tempo di vederlo perché è in distribuzione il libro, quindi potete averlo gratuitamente. Perché si fa la bibliografia di un economista? Un economista come Marcello De Cecco aveva degli orizzonti molto vasti. Era un economista, ma era invitato ai convegni degli storici, era invitato ai convegni dei costituzionalisti, perfino si occupava di storia romana, perché nella storia romana trovava elementi, questioni interessanti da portare poi nella sua analisi, per esempio, dei sistemi monetari. Quindi una bibliografia che normalmente serve per seguire il lavoro intellettuale di uno studioso. Per esempio, in Italia c'è una famosa bibliografia di Luigi Einaudi, fatta da Firpo. Anche qui, insomma, la Banca d'Italia ha dato una mano a farla, questa bibliografia di Einaudi. E quindi tu, in queste 400 pagine della bibliografia di Einaudi, puoi seguire tutti i risvolti del pensiero einaudiano. E ugualmente per De Cecco è tanto più interessante una bibliografia quanto più vasta, per così dire, è lo spettro degli argomenti che uno studioso affronta. E vi faccio un esempio. Se io vado qui al numero 101 di questa bibliografia, qui, diciamo, la bibliografia comporta quasi 400 titoli, no? Insomma, diciamo, una produzione consistente. Il numero 101 è Gold Standard ed è la voce del Palgrave Dictionary of Economics, e se leggete l'introduzione di questo libro che ho scritto io, vedete che questa voce Gold Standard è da una parte un riassunto del suo libro forse più famoso, che è Moneta e Impero, ma dall'altra parte ci sono degli elementi interessanti di storia della moneta che lo portano molto più indietro rispetto al gold standard. Quindi ci sono cose proprio sulla monetazione romana. Se voi leggete qui, gold standard in Itwell, Milgate, Newman e Dictionary of Economics, c'è scritto che questo testo è stato già pubblicato con altro titolo nell'86 come working paper, vedi numero 91. Allora vai indietro, vai al 91, per utilizzare insomma la bibliografia, e vedi che il titolo è Currency, Coinage and the Gold Standard. Quindi, diciamo, sì, il gold standard, ma anche i problemi della coniazione della moneta, e questo ci riporta indietro, naturalmente, al Medioevo, ci riporta indietro all'Impero Romano, e lui, diciamo, si interessava di questi problemi di coniazione.
La sua tesi, detta in due parole, è che la politica monetaria è sempre esistita, anche quando non esisteva la moneta cartacea. C'erano i famosi alzamenti della moneta, che erano dei fenomeni, cioè, scusatemi, degli atti di governo che erano in qualche modo equivalenti ad atti di politica monetaria. Quindi, currency coinage. Poi nella stessa pagina, se andate accanto, infatti, trovate Monetary Theory and Roman History. E qui, diciamo, c'è, per così dire, la prova del fatto che lui aveva questa visione della moneta non certo confinata ai temi italiani, perché si interessava dei sistemi monetari internazionali, e non certo confinata agli ultimi due secoli, perché, diciamo, aveva una visione ampia. Quindi, insomma, speriamo di aver fatto un buon lavoro e di avervi convinto a dare un'occhiata a questo libro. Poi, infine, in conclusione, vorrei dire che doveva esserci qui Massimo Di Matteo oggi a parlare di questo libro, non ha potuto venire per motivi personali, però mi ha mandato un foglio con su scritte le cose che voleva dire, e una di queste cose già l'ho detta, cioè l'ampiezza degli interessi di Marcello. Non poi magari questo scritto di Massimo Di Matteo, se lui sarà d'accordo, lo mettiamo a disposizione di voi tutti sul sito dell'associazione. Poi vi vorrei dire anche, perché ho ricevuto questo mandato da Paolo Paesani. Paesani è un allievo di De Cecco che ha anche lui dato contributi, ha scritto un articolo sul pensiero di De Cecco e ha promosso un numero speciale della Review of Political Economy dedicato ai 50 anni di Moneta Impero, che appunto, come dicevo prima, è una delle opere principali di De Cecco. Quindi, se qualcuno di voi è interessato, il numero della Review of Political Economy che sta per uscire contiene questo simposio Money and Empire a 50 anni, perché il libro è uscito nel 74 in inglese, quindi quest'anno che sta arrivando sono passati 50 anni, e questo contiene dei contributi di Paolo Paesani, che è anche il curatore, uno mio sull'impatto di Moneta e Impero sulla letteratura di storia economica, uno di Annalisa Rosselli sul mito della Monetary Belle Époque, uno di Carlo Cristiano, poi c'è Ghislain de Laplace e Sunananda Sen. Insomma, questi sono i contributi, si cerca un po' di ripensare a questo bellissimo libro e a vedere, insomma, l'impatto che ha avuto. Devo dire, l'impatto è stato abbastanza forte allora, poi si è alquanto attenuato, ma adesso forse si sta riprendendo, perché ci sono degli studi che pensano più ai rapporti di potere, lo stiamo vedendo, no? Anche adesso, quanto contino i rapporti di potere nei rapporti internazionali. Va bene, adesso darei la parola a Monica Sinatra, che è quella che l'ha fatta veramente la bibliografia. Io ne parlo soltanto, ma lei l'ha fatta. Prego, Monica. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Una piccola premessa: è vero, sì, l'ho fatta, ma è stato veramente un lavoro a quattro mani insieme alla collega Maria Grazia Masone, quindi mi sembra giusto dire che vedete me, ma insomma siamo in due, anzi parlerò proprio al plurale. E un anno fa, in questo stesso contesto, la mia collega ha presentato una versione preliminare, come diceva Alfredo, di questa bibliografia, e già avvertiva che a stampa ormai conclusa era saltata fuori una citazione nuova, e anticipando che sarebbe confluita in una futura edizione definitiva, che è questa. E, anzi, ci si aspettava che quella presentazione, per la quale ringraziamo ancora l'Associazione Marcello De Cecco, e una circolazione di quella versione preliminare avrebbe fatto emergere nuovo materiale. E così è stato. E nel corso dell'anno abbiamo analizzato e inserito nella bibliografia 43 nuove citazioni, passando dalle 342 del libretto preliminare alle 385 del volume attuale.
L'impianto generale del lavoro non è cambiato, quindi non ripeterò quanto è stato già ben detto lo scorso anno. Mi limito a rinviarvi per queste informazioni alla lettura della nota per la consultazione. Soltanto una cosa forse vale la pena dire. In un tempo in cui internet, la ricerca in internet sembra veramente la soluzione di ogni problema, e tutte le citazioni di questa bibliografia sono state verificate prendendo visione diretta con quello che trovavamo o su internet o comunque per altre fonti. Quindi sono verificate una per una, e a questo è dovuto un po' la lunghezza del lavoro. E ci tengo anche a dire che abbiamo mantenuto tutte le promesse, tranne una, che la biblioteca Paolo Baffi aveva fatto per conto della mia collega. La bibliografia esce nella collana Collezioni e Studi della biblioteca Paolo Baffi, con la prefazione del governatore. È corredata da un significativo apparato di fotografie e immagini che in parte provengono dall'archivio storico della Banca d'Italia e in parte provengono dall'archivio privato, se possiamo chiamarlo così, della signora Giulia Bamford, che colgo l'occasione di ringraziare, anche se... Ah sì, eccola, grazie ancora, veramente. Ed è anche in inglese, perché considerando la dimensione internazionale del pensiero di Marcello De Cecco, abbiamo pensato che una bibliografia dei suoi scritti potesse risultare interessante per un pubblico più vasto, non solo italiano. Ed è disponibile online sul sito internet della Banca d'Italia già adesso. Allora, qual è la promessa mancata? Questa che presentiamo oggi avrebbe dovuto essere la versione definitiva e invece non lo è. Malgrado tutti i nostri sforzi, anche quest'anno devo dirvi che a stampa ormai chiusa è saltata fuori una citazione nuova, anzi tre e forse anche quattro. In realtà non è stata una sorpresa. In due anni trascorsi sul progetto abbiamo imparato a conoscere Marcello De Cecco non come poteva conoscerlo un familiare, un amico o un suo studente, ovviamente, ma abbiamo preso una certa consuetudine con la sua produzione, sterminata, multiforme, e con il suo versatile intervenire nelle sedi e nei contesti più vari, tra gli estremi della divulgazione da una parte e del massimo rigore scientifico dall'altra. Quasi ci sembrava di fare non una bibliografia retrospettiva, ma la bibliografia di una persona viva, ancora nel pieno della sua attività. Quindi una forse parziale risposta rispetto alla molteplicità di contesti ha già preso forma ed è stata la creazione di una piccola sezione alla fine della bibliografia che raccoglie gli interventi di vario genere che, a differenza di tutti gli altri, non hanno mai avuto una pubblicazione a stampa, ma che sono reperibili in rete, come documenti PDF, documenti preparatori, oppure come video, come interviste video. Forse una più compiuta risposta rispetto invece alla inevitabile, direi connaturale, fisiologica incompiutezza di una raccolta degli scritti del professore, sarebbe la possibilità di integrarla pubblicando in uno spazio online dedicato tutte le nuove segnalazioni che sicuramente emergeranno. Non escludiamo che questo materiale possa in futuro dare vita a una nuova edizione, ma nel frattempo si potrebbe riflettere anche insieme all'associazione su soluzioni più agili e di più immediata realizzazione. Se ci sono domande, noi rispondiamo. Ma se non ci sono, vi salutiamo. Goodbye.
Bene, bene. No, adesso funziona. Qualche tempo fa, quando parlavo con Salvatore Biasco, mi disse per l'appunto quanto gli mancava Marcello. E una cosa molto bella che disse, sai, soprattutto quando ci penso di Marcello mi manca il lessico. Quello è un ciuccio, quello c'ha proprio un cervello fine, quell'altro è così. Questo suo modo di esprimersi mi torna in mente ed è un qualche cosa che in qualche misura mi manca. In effetti questo lessico di Marcello poi era tutt'uno con quello che ha raccontato Giglio Bianco, questa sua capacità di essere così ironico e al tempo stesso così profondo e con queste battute paradossali, ma anche con questa profondità di analisi, questa semplicità. E tutto questo effettivamente poi trovava una sua espressione in un lessico molto particolare. Noi in questi giorni abbiamo avuto questo lutto della perdita di Salvatore, che per noi, per tanti di noi, è un lutto veramente grave. Mi chiedevo che cosa resta subito quando uno pensa di Salvatore, e penso che forse la cosa migliore, più chiara per esprimerla, è quello che ha detto oggi Valeria Termini. Valeria, che veramente dobbiamo molto a lei per aver fatto questo sforzo di venire qua, è stato sia lei che il figlio Alessandro sono stati veramente molto generosi a venire qua da noi, a sentirsi vicini a noi. Ma Valeria ha detto: Salvatore, sono venuto qua perché Salvatore ci ha insegnato a guardare al futuro. In effetti, che cosa resta sempre di Salvatore, che quando si sembra di vederlo intervenire, come per Marcello e Lessico? Questo suo senso incredibile di guardare effettivamente al futuro, però in due modi. Uno con una visione di quello che voleva e una visione, se volete, di punto di arrivo, di dove doveva arrivare tutta la sinistra, i suoi amici, un certo processo intellettuale, e per cui faceva sacrifici enormi, si impegnava moltissimo e così via, e insieme, devo dire, anche lui come Marcello, tutto questo, cosa rara, era accoppiato da questo senso incredibile della ironia, di questo senso anche di non voler essere troppo invasivo, che si vede in tante cose. Io l'ultimo messaggio che ho ricevuto da Salvatore è stato un messaggio in cui mi diceva se volevo avere il suo libro. Credo che è un messaggio che ha spedito più di una persona, e in cui mi dice nel messaggio: mi fa molto piacere spedirselo, ma tieni presente che questo non comporta un obbligo di lettura. Quindi era insieme il senso di visione, di missione a diffondere le sue idee, ma insieme questo senso di non voler essere mai invasivo e questo senso di autoironia. Salvatore è stato dall'inizio uno dei fondatori di questa associazione, e fra l'altro domenica prossima io ci andrò, ci saremo dovuti trovare insieme a quest'altra iniziativa dell'associazione che si tiene a Bologna insieme a Pandora, dove pure lui aveva aderito, doveva parlare, e che era una delle tante altre iniziative, perché l'altra cosa molto importante di Salvatore è che teneva al rapporto con i giovani, anche per la mia generazione, che allora eravamo giovani rispetto a loro, ma anche rispetto ai più giovani, il rapporto che ha avuto Salvatore è sempre stato assolutamente speciale.
e aveva organizzato questo confronto fra generazioni alla Treccani, e questa di Pandora di domenica prossima sarebbe stata un'altra delle cose che ci offriva. Ora, queste sono solo sensazioni particolari, ma naturalmente dobbiamo fare un po' una ricostruzione breve, ma comunque un po' più accurata, di quello dell'eredità così importante che ci lascia Salvatore. E per questo abbiamo Vincenzo Visco e abbiamo, credo, anche Michele Salvate, che dovremmo avere in collegamento. Io non lo vedo in collegamento, vedo me stesso. Ciao Michele. Ciao, ciao. Io mi vedo. Bene, ottimo. Io vedo chi sta parlando. Bene. Allora, vogliamo cominciare con te, Vincenzo, e poi Michele? Perfetto. Ma, Salvatore Biasco ci ha lasciato improvvisamente il 6 settembre scorso. Penso che tutti o quasi i presenti conoscessero Salvatore, lo apprezzassero e gli fossero amici. Ottimo economista, si era laureato a Roma nella facoltà di statistica con Paolo Sisolo Labini e aveva poi studiato a Cambridge, a Trinity College, con Maurice Dobb, Nicholas Kaldor e Hyman Mielke. Ha insegnato all'Università di Modena e alla Sapienza di Roma. Nel 1981 ha vinto il premio Saint Vincent per il libro L'inflazione nei paesi capitalistici industrializzati, il ruolo della loro indipendenza. Una curiosità è che nella sua attività accademica è stato tra i commissari del concorso che, come diciamo noi, mise in cattedra Mario Draghi, più giovane di solo 7-8 anni. È stato un uomo politico e membro del Parlamento dal 96 al 2001 e presidente della Commissione dei Trenti sulla riforma del sistema tributario. Oggi mi si chiede di ricordare Salvatore non come economista, ma come pensatore e saggista sociale. Ed infatti da più di 10 anni Salvatore si occupava dei problemi politici legati alla globalizzazione, ai suoi effetti, alla sua crisi, alla crisi della sinistra, al ruolo dello Stato nelle economie, alle prospettive delle nostre società. In proposito ha scritto molto, ben 4 libri, per una sinistra pensante nel 2009, Ripensando il capitalismo nel 2012, Regole, Stato, Uguaglianza del 2016 e da ultimo Le ragioni per un ritorno alla socialdemocrazia di quest'anno, appena pubblicato. Ha dato vita con grande tenacia e capacità organizzativa ad un network di studiosi che ha impegnato per alcuni anni sulla discussione di questi temi e organizzato convegni i cui risultati si possono trovare sul sito ripensarelasinistra.org. Biasco parte dall'analisi del neoliberismo, che è stato, virgolette, un periodo storico, una fase del capitalismo, un'ideologia e un insieme di processi istituzionali e politici, chiuse virgolette, caratterizzato da 6 elementi distintivi: le politiche pro mercato, la finanziarizzazione delle economie, la globalizzazione della produzione e del commercio guidata dalle multinazionali, l'assetto geopolitico caratterizzato da un ordine internazionale aperto e multilaterale garantito da un paese leader, una regolazione sociale caratterizzata da rapporti di forza a favorire il mondo degli affari che hanno prodotto precarizzazione del lavoro, marginalizzazione dei sindacati, bassi salari e al tempo stesso accumulazione e concentrazione della ricchezza. Il tutto unificato da una cultura egemone. Gli esiti del processo in atto da alcuni decenni sono noti. Rottura e frammentazione delle società, vincitori e vinti, diseguaglianze estreme e crescenti. Per lungo tempo le 6 caratteristiche del neoliberismo sono state molto salde. Ciascuno dei 6 elementi caratteristici implicava tutti gli altri e si rafforzavano vicendevolmente. Oggi, secondo Biasco, non è più così. Le cose stanno cambiando. In particolare il quadro geopolitico sta mutando velocemente, diventando sempre più conflittuale, il che è un ostacolo al processo di globalizzazione che sta infatti regredendo.
Al tempo stesso la legittimazione culturale del neoliberismo sta perdendo la sua carica di egemonia e di senso comune. Le altre caratteristiche, secondo Salvatore, rimangono per il momento sostanzialmente invariate. In particolare la finanza continua a essere dominante, caratterizzata da un insieme di operatori che operano su scala globale, gestori di fondi pensione, di fondi comuni, monetari o di investimento, di tesorieri delle grandi banche, delle assicurazioni e delle grandi imprese che comprano e vendono titoli con l'obiettivo di accrescere continuamente e sistematicamente il valore degli asset in loro possesso, in una spirale senza fine in cui i risparmi privati, che dovrebbero essere la garanzia dell'intero mercato, rappresentano una componente trascurabile del valore complessivo. I gestori dei fondi inoltre sono in grado di imporre alle imprese da loro controllate o partecipate regole di comportamento di gestione volte anche esse a massimizzare nel breve periodo il valore di mercato delle imprese stesse secondo la stessa logica finanziaria seguita sui mercati, operando scorpori, rifusioni, acquisizioni, vendite, riorganizzazioni interne, esternalizzazioni e quant'altro, a fine di accrescere il valore per gli azionisti e al tempo stesso di ridurre i costi attraverso processi di efficientamento e soprattutto i costi del lavoro e l'occupazione. Anche l'influenza esercitata sugli stati è notevole e spesso decisiva. Dopo la crisi del 2007-2008 sono stati introdotti limiti all'operatività corrente delle banche, ma nel complesso il mercato finanziario non sembra particolarmente toccato dal momento che dal 2008 i debiti complessivi mondiali si sono più che triplicati. Un sistema di questo genere, una piramide rovesciata sempre più grande, un soufflé che continua a gonfiarsi, crea rischi molto seri di instabilità. Gli effetti dei conflitti in corso, guerre non sole, non sono esaminati da Salvatore in quanto troppo recenti, ma possono dare un colpo molto serio agli equilibri finanziari e quindi economici del mondo, cosa che in realtà non converrebbe per il momento né agli Stati Uniti né alla Cina e quindi, che quindi si cercherà di evitare. Se sarà possibile farlo, tuttavia, è un altro problema. Analogamente, per quanto riguarda la produzione, assistiamo a un processo di deglobalizzazione individuato da Biasco, ma che sta avvenendo a un ritmo più rapido di quello da lui analizzato nei suoi ultimi scritti. Al centro dei processi produttivi contemporanei vi sono state per alcuni decenni le decisioni delle società multinazionali, che organizzano e distribuiscono nel mondo intero unità tecniche di produzione collegate in rete e coordinate in filiere globali in continua riorganizzazione, secondo una logica di minimizzazione del costo del lavoro, delle tasse e di facilità di accesso ai mercati. Questo sistema ha prodotto delocalizzazioni, esternalizzazioni e precarietà del lavoro, soprattutto nei servizi. Gli obiettivi sono stati quelli di condizionare i governi, pagare meno tasse, cambiare la legislazione sul lavoro, acquisire concorrenti impedendo loro di crescere e, come scrive Salvatore, far diventare l'interesse commerciale un interesse pubblico ed estendere il campo d'azione del capitale privato in settori un tempo almeno parzialmente preclusi, come sanità, scuola, utilis, eccetera. Questo assetto produttivo e finanziario ha determinato sul piano sociale polarizzazione nella retribuzione, instabilità occupazionale, compressione dei salari, precarizzazione e insicurezza economica che coinvolge anche le classi mediche. In sintesi, il capitalismo finanziario creato dal neoliberismo produce diseguaglianze crescenti e una conseguente distribuzione del potere sociale e politico in base alla ricchezza, alle conoscenze e alle informazioni possedute. I lavoratori risultano molto indeboliti, frammentati, disarmati, poco organizzati rispetto alle dimensioni e all'organizzazione delle grandi imprese moderne, con i sindacati delegittimati e impotenti. La disoccupazione rimane elevata e la crescita della produttività diventa appannaggio quasi esclusivamente dei profitti. Avanza il fenomeno dei lavoratori poveri e l'impoverimento di ampi settori dei lavoratori autonomi. La rappresentanza politica dei perdenti diventa sempre più difficile, anche perché la cultura egemone non li rappresenta come tali, bensì come artefici essi stessi della loro cattiva sorte.
Come il riflusso della globalizzazione possa cambiare questa situazione, difficile prevedere, sarebbe stata sicuramente al centro delle riflessioni di Salvatore. Questa situazione ha creato reazioni sociali che sono diventate sempre più radicali, che alla polarizzazione economica hanno visto affiancarsi la radicalizzazione politica. Le masse si rivoltano contro l'élite, contro quelli che hanno studiati, ma che hanno tradito, contro la scienza, i giornali, il politically correct, mentre le culture complottiste dilagano. Nascono così le posizioni sovraniste, innanzitutto negli Stati Uniti con Trump, ma con le stesse caratteristiche in tutti i paesi. Queste reazioni individuano le cause delle difficoltà attuali nella immigrazione, nella concorrenza sleale cinese, nello straniero, nella politica inetta, chiedendo protezione, decisionismo e autorità. In concreto, mentre esiste una spinta protezionista piuttosto forte ed evidente, non si mette però in discussione il sistema economico dominante. Il capitalismo liberista si continua, almeno negli Stati Uniti, con interventi tipici delle destre neoliberiste degli ultimi anni, che aumentano il potere e la ricchezza dei più ricchi e delle corporations. Negli altri paesi le spinte verso la chiusura sono molto forti, ma nessuno vuole rinunciare alla possibilità di commerciare e nessuno pensa di mettere in discussione il potere e gli interessi delle classi economicamente egemoni. Permane l'ostilità nei confronti dei sindacati e la politica fiscale si concentra su incentivi, detassazione e bonus di varia natura. Citando Salvatore, è tipico di queste impostazioni vedere il recupero della manifattura come simbolo di forza nazionale e come fonte di buoni e ben retribuiti posti di lavoro. Ma è fuori da quel campo visivo percepire che non è la manifattura in sé, ma il successo dei lavoratori sindacalizzati ad alzare i salari. Si tratta a tutto tondo di una versione illiberale, xenofoba e militarista, che in modo sui generis è dentro e non fuori il campo del neoliberismo e dell'economia globale. Fine della citazione. Decisiva è stata nei decenni passati l'egemonia culturale del neoliberismo, che Biasco ritiene incomprensibile, salvo far ricorso a elementi culturali, quale il convincimento di una apparente oggettività delle caratteristiche salienti del sistema produttivo e sociale, dell'assenza di alternative, di un modo di governarlo apparentemente appartenente all'ordine naturale delle cose, della responsabilità personale nell'insuccesso personale, e cioè in sostanza nell'affermarsi dell'individualismo rispetto agli interessi della società. Del tutto diversa era l'egemonia socialdemocratica che il neoliberismo ha sostituito. Di nuovo cito Salvatore: vi era allora la capacità di larghe masse di incidere sui meccanismi produttivi e sociali del regime capitalistico attraverso l'azione collettiva e la rappresentanza. Le istituzioni erano permeabili alle istanze provenienti dal basso e vi era la convinzione che lo Stato avrebbe corretto l'agire del mercato nell'interesse della collettività. In questa situazione Salvatore vede tre possibili vie di evoluzione politica nei paesi occidentali. La prima, una saldatura tra partiti sovranisti e classi subalterne in un blocco interclassista sorretto da una retorica populista e pro-lavoratori. Una politica neocorporativa basata su una collaborazione tra grande capitale, alcuni sindacati, le associazioni categoria, l'alta burocrazia e un nuovo establishment nel quale i ricchi mantengono i loro privilegi. Tuttavia, con la sola retorica non si va lontano. La gente chiede sicurezza economica, occupazione, redistribuzione che difficilmente questo assetto politico potrebbe produrre, essendo basato su una rappresentazione della realtà del tutto irrealistica e spesso del tutto falsa. La seconda possibilità è il recupero da parte dell'establishment attuale
di una consapevolezza in grado di fornire risposte alla rabbia sociale dei perdenti e rivedere i termini del patto sociale al fine di garantire con la loro stessa sopravvivenza, di garantire la loro stessa sopravvivenza come classe dirigente. Un segnale in questa direzione è rappresentato dal PNRR varato dall'Unione Europea, che tuttavia di fronte alla crisi energetica prodotta dalla guerra non sembra in grado di agire con la stessa lucidità. Infine, l'ultima possibilità, che è quella che Salvatore avrebbe preferito, è una riscossa delle forze di sinistra attraverso una mobilitazione solidale che sospinga lo Stato a intervenire e a regolare mercato e capitalismo. È in questo senso che Salvatore sostiene il ritorno alla socialdemocrazia. La socialdemocrazia per Biasco è, cito, una visione del mondo, prima di essere un'organizzazione politica o identificarsi con un gruppo di politiche tendenzialmente welfaristiche. Socialdemocrazia è una lettura della società, della formazione del potere, dei limiti del mercato, delle deficienze del capitalismo, del ruolo dello Stato e della politica. E in questa logica egli indica, virgolette, quegli orizzonti che vanno posti all'ordine del giorno affinché la rottura culturale possa trovare indirizzi democratici incorporati in modelli alternativi di società e organizzazione della produzione. A tal fine sono prioritari tutti gli interventi volti a ridurre delle diseguaglianze. Lo Stato deve quindi riprendere il controllo di ciò che gli è stato sottratto, il che implica rinazionalizzare alcuni servizi essenziali, tassare la ricchezza a fini redistributivi, obbligare le imprese ad accettare responsabilità verso i lavoratori e le comunità, svolgere politiche di ripristino dei diritti collettivi e favorevoli ai salari, sforzarsi di indirizzare la tecnologia verso sviluppi che valorizzano il valore invece di risparmiarlo, ridurre gli orari di lavoro, mettere imprese pubbliche a presidio dei settori strategici, eccetera. Vi includo anche cominciare ad indirizzarsi verso l'istituzione di un minimo vitale, ma l'obiettivo principale è tenere l'economia in crescita, arrivare nuovamente alla piena occupazione attraverso l'infrastrutturazione, la ricerca, l'istruzione, lo sviluppo di reti e piattaforme, piani specifici di assorbimento della disoccupazione e in genere perseguendo tutto ciò che privilegi i consumi collettivi e l'ecologia e cambi il modello di sviluppo. Fine della citazione. L'attuazione di queste politiche richiede un coordinamento internazionale e quindi un forte impegno del Paese in Europa. Un programma socialdemocratico per l'Italia è contenuto nel documento che il network di volenterosi organizzati da Salvatore avrebbe dovuto discutere il 29 settembre scorso. Su di esso non ho tempo per dilungarmi. Come si vede, quelle di Biasco sono posizioni forti, radicali, forse in qualche punto eccessive, ma comunque logicamente coerenti e consapevoli della sfida in corso. È in questo contesto che si colloca una polemica tra Biasco e Salvati sulla involuzione della democrazia in Occidente. Mentre Salvati ritiene che il fatto che molti ritengono che la democrazia sia oggi più in crisi rispetto al passato sia in gran parte il frutto di illusioni ottiche, Biasco sostiene, a mio modo di vedere in modo convincente, che il grado di democrazia di un paese sia direttamente collegato al livello di inclusione sociale che esso esprime. Scrive Salvatore: possiamo convenire di considerare più democratico un sistema quanto maggiori siano le possibilità di scelta individuale e collettiva in merito ai vari aspetti dell'assetto sociale ed economico. Quanta più partecipazione consenta, quanta più capacità di controllo abbiano i singoli sui processi che su di loro ricadono, quanta più socialità di qualsiasi forma sia incorporata nel processo produttivo, quanto i più protetti siano i rischi sociali, quanto maggiore sia l'equilibrio dei poteri in campo economico,
Quanto più il sistema sia protetto dall'incertezza economica e preservato dai rischi e oscillazioni, quanto più il sistema sia capace di assicurare un grado accettabile di eguaglianza. Da questo punto di vista, la superiorità del metodo socialdemocratico è per Biasco assolutamente evidente. E in questo contesto si collocano alcuni interventi di Biasco sul Partito Democratico e la sua evoluzione. Il Partito Democratico è stato costruito come un partito d'opinione che ha allentato reciso i rapporti organici con la parte della popolazione più in difficoltà, con i sindacati, con i corpi intermedi, che ha fatto proprio all'ingotto i principi del liberalismo economico, che adotta un metodo plebiscitario per la scelta del leader, che non ha una vita interna adeguata e che ha progressivamente perso i legami popolari. Tuttavia Biasca non ritiene che il partito sia recuperabile né che al suo interno siano venute meno le forze e le istanze per una politica di sinistra. Ritiene che la strada per una ripresa sia difficile ma che sia necessario intraprenderla. Rimane ancora da chiedersi dove si colloca Biasco nel composito arcipelago della sinistra odierna. In una recente recensione all'ultimo libro di Salvatore, Michele Salvati lo critica per non tener conto nella sua analisi del punto di vista degli altri, fra virgolette, e sostiene che la liberal democrazia e socialdemocrazia sono indissolubilmente legati. Questa è una tesi piuttosto diffusa, sostenuta da Salvati nel suo libro con Dilmore, in cui sostiene la necessità di un liberalismo inclusivo. Una tesi simile, anche se non coincidenti, è sostenuta da Emanuele Felice, che indica un obiettivo che la sinistra dovrebbe perseguire, una sintesi del pensiero liberale, di quello socialista, di quello ecologista. È singolare che nel libro di Sarah Wagenknecht, che è stata capogruppo al Parlamento tedesco per la Linke, recentemente pubblicato in Italia col titolo Contro la sinistra neoliberale, oltre ad attacchi durissimi alla sinistra alla moda, si sostiene in conclusione che il liberal socialismo rappresenta un patrimonio di idee e valori su cui si potrebbe costruire una vera sinistra. Personalmente non sono pregiudizialmente contrario a questo approccio. Tuttavia mi sembrano utili alcune considerazioni che probabilmente Salvatore condividerebbe. Il liberalismo, dopo che John Locke ne definì i principi fondamentali, è stato fin dall'inizio l'ideologia della borghesia e il pilastro fondamentale del capitalismo. Locke riteneva che la proprietà privata, insieme al diritto alla vita e all'eguaglianza civile, fosse un diritto naturale degli individui. Al liberalismo si è contrapposto il socialismo marxista. Due ideologie contrapposte, una fondata sull'individualismo, l'altra sull'organizzazione sociale. Certo, esiste un liberalismo di sinistra, quello di Mill, Rousseau ed altri, e Mill stesso cerca di unire i principi liberali a quelli egualitari socialisti, ma il liberalismo nella sua essenza, nella sua versione dominante, non è certo un pensiero di sinistra. E sarebbe difficile classificare Salvatore Biasco come un liberal socialista, ma piuttosto un socialdemocratico post-Bad Godesberg, che accetta naturalmente la democrazia, la divisione dei poteri, la libertà di stampa, di associazione e quant'altro, e accetta anche il capitalismo come sistema di produzione della ricchezza più efficace, ma ritiene anche, come si è visto, che esso vada strettamente con le controllato, orientato, possibilmente programmato in funzione di obiettivi sociali collettivi. È stato essenzialmente un socialista riformista nella migliore tradizione della sinistra italiana, ma difficilmente classificabile come liberale. I suoi scritti sono densi, complessi e non sempre di facile lettura. Tuttavia essi dovrebbero essere letti e discussi soprattutto in questo periodo di difficile transizione. Vi ringrazio.
Passiamo ora all'intervento di Michele Salvati, che è collegato e che è stato da sempre un collega di Biasco. Io incontrai insieme Michele e Salvatore Biasco tanti anni fa da studente, li ho sempre associati e visti insieme, e ringraziamo molto Michele Salvati per essere qui con noi a ricordare Salvatore. Prego Michele. Ho la parola, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto, vi ringrazio. Ringrazio l'associazione per l'invito che mi ha rivolto a ricordare Salvatore Biasco. Ringrazio molto, io non ho partecipato mai alle riunioni dell'associazione, anche se l'avrei desiderato tanto, perché a Lanciano ho anche altri amici, comunque nell'Abruzzo altri amici che mi hanno spesso invitato ad andare. E quindi il primo ringraziamento è per voi, associazione. E era ovvio che mi sembra che l'associazione unisse Marcello e Salvatore insieme, essendo due persone originali e capaci di ispirare generazioni di studenti in modo straordinario. Ringrazio poi Enzo Visco per la bellissima sintesi che ha fatto del pensiero di Salvatore, mettendosi dentro anche molto del suo, e non c'è dubbio che il pensiero di Salvatore qui da ultimo è molto vicino, negli ultimi anni, molto vicino a quello di Enzo, la loro amicizia è altrettanto solida della nostra, e quindi aver chiamato Enzo a questo primo intervento mi sembra del tutto comprensibile, ovvio, e Enzo si è impegnato a fondo. Ne ha fatto un bellissimo ritratto, sulla cui parte, specialmente quella internazionale, riproduce le idee di Salvatore in un modo compatto, sintetico, ma del tutto convincente per me. E con queste idee, forse Enzo si sorprenderà, concordo perfettamente. Quell'analisi di Salvatore su dove sta andando il mondo, il fares the world, sta andando male. È andato male in passato, con l'egemonia neoliberista, e sta andando col peggio adesso, a livello mondiale. Noi siamo all'interno di una sfida epocale, tragica. E questo senso di tragedia non so se l'avvertiamo tutti. Adesso, dopo la batosta elettorale della sinistra, una sinistra che aggiustata insieme, messi insieme i pezzi che si sono disgiunti, sembra essere equivalente alla destra. Se mettiamo insieme Calenda, 5 Stelle, se li consideriamo a sinistra, e tutti quanti, io non credo che possano essere messi insieme, ma in ogni caso, in questa visione, sono senz'altro diversi dalla destra. Ma questa spaccatura tra destra e sinistra e la maggiore abilità della destra da restare unita, credo che sia stata la causa di una delle più radicali sconfitte che la sinistra democratica italiana abbia subito. Una sconfitta sulla quale occorrerà riflettere a lungo, e sarà, vedo che si stanno muovendo gruppi, si stanno facendo manifesti. Ma è un po' prematura la situazione, vedremo cosa succederà in futuro. Il mio intervento era diverso, voglio dire. Concordo, gli elementi di concordanza col pensiero di Salvatore sono tantissimi, con quanto ha detto Visco adesso sono anche questi molto numerosi, e non ho bisogno di riaffermarli o di sottolineare, ma voglio parlare di un'altra cosa. Il mio è un ragionamento su politica e amicizia. È fondamentalmente un ragionamento sull'amicizia. A quali tensioni può resistere l'amicizia? Dove si fonda l'amicizia? Purtroppo non ho gli strumenti, al di là dei grandi romanzi, al di là delle grandi opere filosofiche, ma non ho la conoscenza psicologica soprattutto, psicologia tecnica, voglio dire, che delucidi
non si è in grado di raffigurare questo sentimento delicato e difficilissimo da definire. Però ci ho tentato e questo tentativo lo riporto in breve a voi, perché io mi sentivo così amico di Salvatore, e Salvatore, nonostante tutto, credo che provasse lo stesso sentimento per me. Di questo vorrei parlare. Ora, è la politica, la nostra passione dominante, che è stata centrale nella lunga costruzione dell'amicizia con Salvatore. Entrambi avevamo scelto di studiare economia, perché spinti dalla stessa aspirazione di dare un contributo al miglioramento della nostra società. All'inizio degli anni 60, nel nostro paese, era difficile sfuggire all'influenza del marxismo. E infatti ne siamo stati, sia Enzo che io che Salvatore, ne siamo stati tutti contagiati. Di qui, scelte all'inizio degli anni 60, simili. Cambridge e Modena, tanto per iniziare. E poi il lento distacco da illusioni radicali, l'interesse crescente per la socialdemocrazia e, nel mio caso, anche per la versione scozzese del liberalismo, diversa, così diversa. Pensate ai contributi di Emma Rothschild, per dirla in tedesca, voglio dire, rispetto appunto a questa scuola di pensiero. Nel mio caso, voglio dire. Sono stati cruciali. E molte scelte politiche e culturali le facemmo insieme. Per ricordarne una curiosa, curiosa oggi, comune a Modena fu la critica economica e politica alla tesi del salario come variabile indipendente, una tesi allora molto popolare all'interno dell'università e tra i nostri amici, e che ci costò innumerevoli dibattiti e frequenti litigi, tanto per dare l'idea. Comune il distacco dai movimenti extraparlamentari negli anni Ottanta, comune l'avvicinamento alla politica tradizionale e istituzionale del nostro paese, alla politica vera, tra virgolette. Comune soprattutto l'attenzione per i travagli del Partito Comunista Italiano, il partito che raccoglieva allora il grosso dei ceti più poveri e sfavoriti, in una prassi quasi socialdemocratica, ma al tempo stesso impediva la prevalenza della socialdemocrazia nella sinistra italiana. Ne conseguì un appoggio entusiasta per me, più tiepido per Salvatore, per la svolta di Occhetto, e poi un forte interesse per le vicende che condussero troppo tardi, a mio avviso, alla formazione del Partito Democratico. Il tutto non senza contrasti e differenze. Salvatore più socialdemocratico, diciamo, io più liberale, liberale Adamo Smith, tanto per intenderci. Insomma, questo è il tessuto, il banco di prova, gli argomenti dei nostri scambi, su cui la nostra amicizia si è fondata, ma l'amicizia è un'altra cosa. E questo è il punto che vorrei sottolineare. È stato, almeno per noi, il riconoscimento da parte di entrambi delle affinità profonde che si sono manifestate nel lungo percorso comune che ho sommariamente descritto. Un riconoscimento che ha resistito alle tante differenze di opinione che la politica e la vita provocano e che ha indotto E ha sempre indotto a giustificarle, a trovarle coerenti in una persona diversa, ma che comprendi, che tu comprendi e alla quale attribuisci integrità, coerenza con quei valori profondi che sono anche i tuoi. L'integrità è una qualità rara, e lo stesso termine è poco usato in Italia, forse pur cosa, mentre è comune nel mondo protestante, integrity. Mai è venuta meno la certezza che entrambi avremmo fatto scelte coerenti con i principi che professavamo sulla base di una formazione culturale assai vicina. Scelte politiche un po' diverse potevano rallentare per ragioni pratiche la frequentazione reciproca, ma mai,
mettere in dubbio le ragioni della nostra amicizia. Un'amicizia che si riannodava sempre, perché entrambi cercavamo un interlocutore fidato per mettere alla prova la bontà delle convinzioni a cui eravamo arrivati. Cercavamo un interlocutore, no, che non è mosso da altri scopi se non dire onestamente quello che pensa, e le cui motivazioni non sono alterate da ambizioni o recriminazioni personali. Un interlocutore di cui fidarsi totalmente. E amicizia è fidarsi, del proprio interlocutore. Non ho alcuna esitazione ad ammettere che Salvatore oggi era più vicino alle posizioni politiche di Enzo che non alle mie, ma da quanto scrivo in quella recensione che anche Enzo ha citato, che vi inviterei a leggere, perché ci ho sudato sopra e ho detto delle cose che ritengo importanti, io credo che si capisca bene che anche da scambi di questa natura, scambi di contrasto, la nostra amicizia usciva sempre rafforzata, non solo indenne, rafforzata. La perdita di Salvatore è rimpianta da tutti coloro che lo conoscevano. Per me ha scavato un vuoto che non riuscirò a colmare. Addio Salvatore, e grazie di tutti i tuoi sforzi di trasformarmi in un vero socialdemocratico e di abbandonare le mie ubbie, non so se lo pensasse che fossero ubbie, ma insomma, è il mio coté liberale. Grazie Salvatore. Ho finito. Grazie a Enzo Visco e Michele Salvati per queste due splendide relazioni, per questi ricordi. Veramente grazie. Sono commosso, grazie. Adesso procediamo con il premio De Cecco e quindi inviterei il governatore della Banca d'Italia a venire qua sul palco. Ah, ecco. Allora, anche Melacrinis e Chiaiese, che sono i due vincitori di quest'anno, possono venire qua sul palco. Piacere, congratulazioni. Dunque, la giuria, che era composta da Mendola, da me e da Emanuele Felice, quest'anno ha attribuito ex aequo questo premio per due contributi sulla origine delle differenze fra Meridione e il resto d'Italia, che in qualche modo seguono linee leggermente diverse, ma in fondo sono un'analisi in qualche modo complementare di quello che è accaduto nell'ultimo periodo prima della Unità d'Italia e subito dopo. Io inviterei il governatore della Banca d'Italia a dire due parole, come al solito, sul premio e di attribuire il premio. Il premio è finanziato dalla Banca d'Italia, dato dalla Banca d'Italia, ed è giusto che sia anche lui a motivare l'attribuzione del premio. Queste ecco, sono diventate più belle. Sono scritto anche i nomi, perché quindi il premio viene dato al dottor Francesco Fiore Malacrinis e al dottor Dario Chialese. Io ho avuto la possibilità di leggere questi due lavori, e l'ho fatto diciamo in uno dei tanti miei viaggi di questi giorni. Devo dire che sono veramente molto interessanti. Ora, la Banca d'Italia, è stato ricordato prima anche nella presentazione delle opere, degli scritti di De Cecco, ha sempre avuto una valutazione molto positiva dello sforzo
anche scientifico vero e proprio, non soltanto descrittivo, di cercare di interpretare ciò che noi abbiamo vissuto negli anni, nei decenni, nei secoli, per cercare non tanto di imparare dalla storia, perché la storia non si ripete, quanto per capire l'importanza della individuazione, anche attraverso il metodo storico, dei legami fondamentali che poi i nostri sistemi economici si trovano a registrare, sulla base dei quali noi chiaramente operiamo per il futuro. Questi due lavori sono due lavori molto vicini, sono lavori di storia economica. Dicevo appunto che, come ha detto Giulio Bianco, sicuramente De Cecco ha scritto tanto di contemporaneo, ma anche ha avuto un'attenzione molto forte all'evoluzione storica, anche proprio della materia nella quale lui di volta in volta cercava di dare indicazioni o valutazioni. Sicuramente altre persone in Banca d'Italia che sono scomparse, ricordo Stefano Fenoltea, hanno sicuramente vicini alla banca e hanno lavorato anche con la banca e per la banca, hanno dato contributi. Questi contributi sono di rilievo perché sono molto profondi, vanno a vedere non soltanto un'evoluzione, diciamo, aggregata, ma vanno granularmente, guardano i dati di archivio, cercano di mettere insieme informazioni nuove. I due lavori sono, uno cerca di sostanzialmente di dirci se differenze salariali sostanzialmente sono alla base della divergenza o della divisione che noi osserviamo, della questione meridionale sostanzialmente tra il Mezzogiorno d'Italia e il Nord. Ed è interessante perché quello che mette in luce in questo studio Fiore Milacrinis è sostanzialmente il fatto che non è vero che le retribuzioni così alte nel nord d'Europa, d'Italia e tra skilled e non skilled hanno determinato poi il processo di industrializzazione, cosa non avvenuta nel Mezzogiorno, perché in realtà i dati non confermano questo. È molto importante andare a vedere questa componente iniziale, stiamo parlando dei decenni prima della unificazione d'Italia, perché a questo punto ci fa interrogare su che cos'altro allora sta alla base di questa divergenza. Forse qualcosa che andrebbe studiato, penso, vedendo molto in fretta questo studio, è l'impatto delle differenze nella distribuzione, non solo dei redditi, ma anche della ricchezza. Quello oggi si parla tanto appunto di diciamo, consenso sociale oppure di vicinanza, diciamo, tra i componenti della, in questo caso, della classe sociale, degli skilled e degli unskilled, quanto questa fosse più compatta al nord rispetto al sud, quanto ci fosse la parte feudale ancora dominante nel sud, oltre alle componenti di, come dice, di literacy che stanno dietro. Su quello di Chianese è invece un lavoro che cerca di analizzare le differenze tra le province italiane, nord, centro, sud, subito dopo l'unificazione, e per cercare di capire se queste differenze in realtà sono differenze che possono essere utilizzate per capire perché ci sono stati questi divari, e mette in luce fondamentalmente l'aspetto settoriale. È interessante, nel centro-sud, diciamo, prevale per decenni la specializzazione agricola, nel nord c'è già subito dopo la unificazione il forte balzo industriale, questi due effetti sono due differenze settoriali, sono alla base delle divergenze che poi avremo dopo, perché l'industria ha rendimenti molto più elevati. Ovviamente alla base di questo c'è anche da chiedersi perché non funziona il teorema di Balassa-Samuelson,
in cui un arretramento anche dovuto alla specializzazione settoriale poi in realtà porta a una convergenza anziché mantenere la divergenza nel tempo. E tuttavia sono due lavori in cui la ricostruzione dei dati, l'analisi attentissima anche delle fonti e il confronto con quello che è stato effettuato nelle stesse materie finora è veramente encomiabile. Quindi credo che chi ha selezionato questi due papers e gli autori di due papers come quelli meritevoli del premio Marcello De Cecco abbiano fatto veramente un buon lavoro, e quindi grazie. Bravi. Credo che prima di consegnarli, sentiamo. Buonasera a tutti. Allora, io ho preparato delle slides, giusto pochissime, eccole. Va bene, vorrei ringraziare l'Associazione Marcello De Cecco e la Banca d'Italia per questo grande onore. E d'altronde la Banca d'Italia ha finanziato degli importantissimi lavori di storia economica che sono stati anche alla base di questa ricostruzione. Il mio lavoro è appunto una ricostruzione del valore aggiunto a livello provinciale. Quindi ogni ricostruzione in storia economica viene con diverse assunzioni che si fanno. Quello che noi cerchiamo di ottenere è un'idea, la migliore idea, la più verosimile, date le fonti che abbiamo, di come fosse un determinato fenomeno storico. Quindi già dal titolo ho voluto sottolineare questa discesa nell'oscuro. Perché? Perché finora si era ricostruito il valore aggiunto dell'Italia post-unitaria a livello regionale, ma io ho provato a ricostruirlo a livello provinciale, perché fondamentalmente l'idea che avevo era che le regioni non fossero rappresentative non fossero abbastanza rappresentative. Quello che bisognava capire era come le regioni si configurassero al loro interno. E per cui ho deciso di andare a ricostruire tutti e tre i macro settori dell'economia per tutte le regioni d'Italia in 4 anni pilone, che sono quelli che otteniamo dai censimenti italiani, cioè dal 1871 al 1911, ogni 10 anni, tranne il 1891. Quello che otteniamo, e quello che è molto bello anche di questo lavoro, è che giova molto dell'utilizzo dei lavori di altri. Ad esempio, quello che presenterà Francesco è qualcosa di molto importante per quello che ho fatto io. Lo stesso citato grandissimo storico economico Fenoaltea ha prodotto le stime del PIL che io ho utilizzato per questa ricostruzione. Quindi anche questo è un aspetto estremamente interessante e bello di questo lavoro. Bene, questa immagine è una mappa, la classica mappa delle province italiane in 4 anni, questo è il valore aggiunto assoluto. E quindi già da qui possiamo osservare come l'Italia fosse piuttosto sbilanciata. Ma in realtà quello che nel lavoro conta alla fine è che magari non esisteva neanche un grande divario in termini assoluti tra le regioni italiane. Quello che veramente emerge è che esisteva un divario a livello istituzionale, diciamo. Quando l'Italia fu unita, vennero unite degli stati che erano fondamentalmente indipendenti, che avevano storie istituzionali completamente diverse e che, ad esempio, nel caso rappresentativo della Campania, possedevano diverse industrie ancora nel 1871, che fallirono progressivamente nel corso degli anni, e già nell'81 troviamo una decrescita sensibile dello share industriale. Per cui, passando alla prossima slide, possiamo vedere che anche a livello pro capite il PIL italiano era piuttosto sbilanciato nei confronti del sud. Bene, passando alla prossima slide, questo rappresenta il fondamentale punto della mia ricerca. Guardando le regioni e guardando la convergenza, questo è un grafico di convergenza, fondamentalmente le regioni che sono in alto hanno avuto un maggiore tasso di crescita e quelle che sono in basso un minore tasso di crescita.
Guardando questo grafico possiamo pensare che le regioni più povere nel 1871 in realtà si siano avvicinate tra di loro e che invece quelle ricche abbiano avuto una leggera divergenza. E quindi farci un'idea, secondo me, errata delle dinamiche dell'economia italiana dopo l'unità. E infatti, passando all'ultima slide, possiamo vedere che quando si guarda a livello provinciale, invece, c'è una dispersione molto maggiore che ci dice che, ad esempio, il sud e il nord non hanno avuto un comportamento prevedibile come sembrava dal livello regionale. Quindi il grande punto che io vorrei sottolineare è guardare nel dettaglio spesso è fondamentale per capire le dinamiche dell'economia. Non basta soltanto guardare quanto fossero ricche le regioni e chiedersi ma era più ricco il sud, era più ricco il nord, quanta era la differenza. La vera differenza era nel mix istituzionale e nella composizione dell'economia. Se si guarda il lavoro più attentamente si può vedere che lo share industriale, lo share agricolo variavano in modo estremamente importante tra le regioni. E quindi secondo me questo è un fattore veramente importante. E infine un altro elemento che sicuramente Francesco sottolineerà meglio di me è che da questo lavoro emerge abbastanza chiaramente che il mercato del lavoro non fosse affatto integrato nell'Italia. La produttività non era così variabile tra le regioni italiane, mentre i salari lo erano. E quindi, secondo me, questa è una prova interessante che esistessero dei fattori istituzionali che impedivano ai salari dell'Italia di convergere verso il livello che invece la nostra teoria economica neoclassica mainstream predice. E mi fermerei qui. Salve, grazie al Comitato Marcello De Cecco, al premio ricevuto alla Banca d'Italia e vorrei anche ringraziare in realtà la mia università che mi ha formato, il mio maestro, il mio supervisor nella tesi che mi ha guidato, Mauro Rota, che è stato tra l'altro allievo di Marcello De Cecco, quindi è tutta una catena che continua ad andare avanti e mi ha portato qui a ricevere questo premio, quindi vi ringrazio. E come dicevamo, il mio lavoro è appunto focalizzato sul periodo precedente l'unificazione d'Italia. Non sono ancora state mai create effettivamente delle ricostruzioni del GDP, del PIL pro capite tra il nord e il sud, nell'Italia preunitaria, né a livello d'Italia intera, a livello regionale o provinciale, perché appunto mancano i dati. E il primo passo appunto nella mia ricerca, nel mio lavoro, è stato quello di creare un indice, una proxy, possiamo dire, che in qualche modo possa essere vista come una proxy del PIL, quindi come facciamo finta che sia come se fosse il PIL appunto che stiamo comparando tra il nord e il sud Italia. Per farlo in epoca storica, cioè nella prima metà dell'Ottocento, si utilizzano i dati dei lavoratori, dei salari qualificati e non qualificati, e poi si utilizza un basket di consumo, come esattamente fa l'Istat oggi, utilizzando un basket con tutti i beni di cui abbiamo bisogno. Io ho creato questo basket per i bisogni della popolazione dell'Ottocento nel sud Italia e l'ho fatto anche per il nord Italia di fatto. E l'attività originale, possiamo dire, del mio lavoro è il fatto che i dati vengono da fonti archivistiche, raccolte appunto aprendo questi libri contabili dei monasteri, delle chiese, degli orfanotrofi, delle famiglie private, andando a ricercare appunto quanto veniva pagato, ad esempio, un chilo di fagioli, il vino, il pane, e in questo modo sono riuscito a creare un indice di consumo. Questo indice consumo poi l'ho utilizzato per creare i salari reali. Appunto questi salari reali cosa ci consegnano? Che immagine ci consegnano questa comparazione? Ci consegna un'immagine di un nord-sud Italia che al periodo dell'unificazione appunto divergono. E quindi di fatto ci ricolleghiamo a quanto è stato presentato da Dario,
che al momento dell'unificazione vi è una divergenza tra Nord e Sud Italia, anche se è minima. Qual è l'altro contributo del mio lavoro? È il fatto che sono riuscito a, in qualche modo, identificare queste dinamiche della divergenza nei 60 anni precedenti all'unificazione. Ed è interessante notare che, avendo raccolto i dati sia per la città di Napoli, quindi della capitale del Regno delle Due Sicilie, e anche di un'area periferica più rurale che erano le province della Calabria, ho notato che la divergenza e la convergenza, cioè vi è una convergenza se osserviamo i salari reali tra la città di Napoli e ad esempio la città di Milano, mentre vi è una grande divergenza se invece osserviamo il sud, come appunto vedendo sia Napoli ma anche le regioni più periferiche. Quindi nel dibattito esiste una storia che va a raccontare come tra il nord e il sud Italia non ci fosse una vera divergenza, e di fatto può essere vero se si considerano le città principali, ma quando si invece si guarda il sud per intero si vede che in realtà era già arretrato rispetto al nord Italia. E quindi questo era il mio lavoro. Grazie. Pare che bisogna anche dare le targhe, cerchiamo di non sbagliare. Allora, adesso abbiamo una sessione successiva a cui le conclusioni le farà, l'intervento conclusivo sarà del governatore, ma prima interverranno i professori Tamborini e Giovannini, e questa sessione sarà coordinata da Lepri, che sta arrivando. Io invece vi saluto e ci vediamo a cena. Allora, buonasera, io sono Stefano Lepri, editorialista economico della Stampa, e devo condurre un dibattito di grande spessore, credo, sull'impatto economico e macroeconomico e finanziario di quello che sta succedendo. Ecco, se mi sono messo a pensare che domande farei a Marcello De Cecco se fosse ancora con noi. In realtà la prima cosa che mi è venuta in mente, che poi, dopo avergli fatto le domande, off record se gli domanderei: ma scusi professore, secondo lei chi ha messo le bombe ai gasdotti? Perché De Cecco era sicuramente uno appassionato di misteri e mi avrebbe dato una sua ipotesi brillante su che cosa è successo. Impatto macroeconomico e finanziario. Anche finanziario, e su questo credo che dirà qualcosa il governatore Visco. I partecipanti al dibattito sono Enrico Giovannini, che conoscete come Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, un nome che lui stesso ha voluto dare al suo ministero, che era stato prima Ministro del Lavoro nel governo Letta, Presidente dell'Istat e prima ancora Capo Statistico dell'OCSE a Parigi. Il professor Tamborini insegna all'Università di Trento, è un esperto di grandi problemi economici, di esperto di banche, di euro, e quindi ci potrà dire, non essendo vincolato a posizioni istituzionali come gli altri due oratori, forse potrà parlarci con più libertà. Il governatore Visco, a capo della Banca d'Italia da 11 anni, lo conoscete, fra l'altro, siccome prima era stato all'OCSE come capo economista, lì hanno avuto anche un breve periodo di collaborazione con Enrico Giovannini. Io vorrei
sapere dai nostri interlocutori. Intanto, siccome sono un giornalista e mi concentro sull'attualità, sulla quale fra l'altro ho scritto sul giornale La Stampa stamattina, cioè come va interpretata questa decisione tedesca di procedere da soli decidendo grandi sussidi contro il caro energia? È stata presa male da diversi altri governi europei, per primo il nostro, con una dichiarazione di Draghi. Poi, cosa può succedere nell'economia? Le previsioni del Tesoro italiano sono di 2 trimestri di recessione a cavallo dell'inverno, poi però l'economia dovrebbe riprendere. Ma riprenderà, perché la stessa incertezza che è degli esperti, dei governanti, dei banchieri centrali, è se questo aumento dei tassi di interesse necessario a stroncare l'inflazione non avrà un pesante, quanto sarà pesante l'indesiderato effetto di provocare una recessione. È difficile saperlo prima, anche su questo credo che ci dirà qualcosa il governatore, l'ha già detto ieri a Firenze. Ecco, cosa dobbiamo temere? È davvero opportuno alzare i tassi e fino a quando? Quant'è il rischio quanto è grave il rischio di recessione? Ieri, nel discorso di ieri a Firenze, il governatore si è qualificato, direi, come colomba delle colombe all'interno del consiglio della BCE. Beh, è in compagnia anche il governatore della Banca di Spagna, ha detto cose molto simili, mi pare. Non è certo isolato, ma comunque c'è una discussione, lo sappiamo, là all'interno. Ecco, io darei per primo la parola al ministro Enrico Giovannini. Buonasera, spero mi sentiate e mi vediate bene. Funziona tutto regolarmente? Sì. Perfetto, grazie mille, grazie di questo invito, grazie per ciò che fate per da un lato tenere viva, dall'altro rafforzare il lavoro di Marcello De Cecco. Poi Salvatore Biasco, nel ricordo bellissimo che abbiamo sentito poco fa. Io comincerei a dare forse qualche risposta o qualche riflessione rispetto alle domande di Stefano Lepri. In primo luogo richiamando il fatto che questo shock energetico dovuto alla crisi indotta dall'aggressione all'Ucraina è l'ennesimo shock che attraverso cui passiamo, in particolare come Europa, dalla crisi del 2008-2009, poi 2011-2012, poi 2015, cioè come 2015, cos'era la crisi del 2015, me la sono persa, ma era la crisi dei migranti, degli asili, e poi dell'asilo, il grande flusso verso l'Europa di migranti, e poi naturalmente il Covid-19 e adesso questo. Parto da qui perché uno potrebbe dire: ma siamo veramente sfortunati, è un periodo difficilissimo, ma perché ci capitano addosso tutte queste sventure? Ecco, io credo, e non da oggi, che ci sia un qualche collegamento rispetto a questi diversi problemi, che hanno a che fare tutti questi problemi con un'instabilità di fondo di un sistema non solo economico ma anche sociale, oltre che ambientale, che ha raggiunto un po' i limiti pur avendo prodotto straordinari risultati. Gli scienziati del clima, che hanno studiato in particolare il tema dei limiti planetari, segnalano che quando noi ci avviciniamo ai diversi limiti delle emissioni, all'acidificazione, eccetera, eccetera, accade un fenomeno che è l'aumento della frequenza degli eventi estremi, meteorologici, ma non solo. E loro concludono nel loro sforzo di tentare di stimare dove sono i limiti, quali sono i limiti,
concludono dicendo non siamo necessariamente capaci di stimare questi limiti, ma riconosciamo di essere vicini ai limiti dall'aumento delle frequenze degli eventi esterni e soprattutto dalle interazioni che si verificano tra i diversi fenomeni ambientali, climatici, meteorologici e così via. Ecco, io credo che noi siamo vicini ai limiti che il modello economico attuale ha, e quindi siamo passati da instabilità, da rischi di non sostenibilità finanziaria 2008, 2009, 2011, 2012, a rischi di instabilità sociale 2015, 2020, indotto da un'instabilità, da un'insostenibilità ambientale. E tutto questo si in qualche modo può essere applicato anche a quello che stiamo vivendo, perché si inserisce la guerra in Ucraina in un quadro di enorme complessità e di rischi di conflitto a livello internazionale, che hanno in qualche modo un'origine che viene da lontano, ma che ha a che fare anche nel modo con cui la Russia e altri paesi si pongono rispetto al conflitto, come un cambio di paradigma a sfavore dell'Occidente e a favore di altri soggetti. Queste considerazioni non le faccio non per sfuggire alla domanda di Stefano Lepri, ma perché appunto dobbiamo imparare a leggere questi segnali in modo più integrato. È un esempio per tutti, è proprio il fatto che la soluzione di una crisi energetica come quella che stiamo vivendo richiederebbe una forte collaborazione internazionale ben oltre i confini dell'Unione Europea, e invece quello che vediamo è una situazione di tendenza alla disgregazione o all'utilizzo di questo conflitto come un modo per mettere in difficoltà un modello geopolitico occidentale. Ero a New York 2 settimane fa, prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed è abbastanza evidente che tutta la cooperazione in tema energetico, in tema climatico, è sostanzialmente piantata, non da oggi naturalmente, ma da ormai molti mesi. Il G20, piuttosto che le COP, COP27, sarà probabilmente un fallimento a Sharm el Sheikh, ma in generale il tema della cooperazione è bloccato, anzi è diventato un sogno che per molto tempo abbiamo occultato, su cui purtroppo abbiamo anche diciamo dormito un pochino. Dunque, il caso della Germania è un caso che va a confermare una tendenza che poi noi umani abbiamo individualmente, che cioè di fronte a situazioni molto rischiose tendiamo alla competizione, non alla cooperazione. Ed è proprio dalla capacità di mantenere lo spirito di cooperazione che passa la costruzione di nuove istituzioni o il rinnovamento delle istituzioni, come il caso Next Generation EU in risposta alla crisi pandemica ha dimostrato. Quando la cooperazione domina, magari all'interno di un'area come l'Unione Europea, allora quell'area fa un passo avanti. E dobbiamo ricordare, visto che abbiamo avuto 2 premi assegnati a chi studia la storia del nostro paese in particolare, che anche gli Stati Uniti hanno costruito la funzione federale non in base a un lavorio a tavolino, cercando la situazione ottimale rispetto a una qualche teoria politica, ma perché hanno risposto a crisi successive in modo cooperativo, o comunque alzando il livello delle decisioni a livello federale. La crisi del 29 spinge Roosevelt a creare il sussidio federale della disoccupazione, che si aggiungeva a quelli statali.
Questo è un po' il quadro in cui siamo, a mio parere, da un punto di vista della cooperazione europea, in primo luogo. Dopodiché andiamo a toccare con le discussioni sui tetti del gas, la forma dei mercati, l'organizzazione dei mercati, un tema delicatissimo su cui non posso non ricordare che le stesse banche centrali, su un altro campo legato al tema del cambiamento climatico, stanno ragionando proprio su come mercati presunti efficienti, che però non sono in grado di risolvere certi problemi, possano essere da un lato migliorati o richiedere un intervento, chiamiamolo non convenzionale in senso lato, che introduce nelle funzioni di risposta delle banche centrali anche elementi che finora non sono stati considerati. La stessa cosa accade, a mio parere, per le imprese in questo momento, che sono di fronte a una grandissima incertezza, perché quello che sembrava un percorso verso la transizione ecologica in qualche modo condiviso da tutti, improvvisamente diventa un percorso a ostacoli, anzi, con ostacoli che possono rischiare di essere non superati. Ancora due considerazioni e poi mi fermo, non so Stefano se avremo più di un giro, ma mi pongo la domanda, cioè ritorno alla tua domanda, cosa dobbiamo temere? Ecco, io credo che la prima cosa che dobbiamo temere è di abbandonarci all'idea che una crisi energetica di questo tipo ci debba far rallentare la transizione energetica, ecologica e la cooperazione. Parto dall'ultimo punto. Il tema dell'autonomia energetica, strategica, come si dice, beh, se giocata a livello europeo ha un senso di un certo tipo, se giocata a livello nazionale porta all'autarchia. Perché non si capisce perché per questa particolare materia prima dobbiamo essere individualmente come paesi essere autonomi e non per altri tipi di materie prime o di semilavorati e così via. Il secondo aspetto, e torno indietro quindi rispetto alla lista che ho appena fatto, è pensare di rallentare questa conversione, questa transizione. D'altra parte, lo ricordavo ieri ai rappresentanti delle imprese familiari, che quindi hanno una certa tradizione, non sono delle start-up, non è che nel 73 o nell'80, ai fronte degli shock petroliferi, le imprese hanno scelto tecnologia ad alta intensità di petrolio in quel caso, ma hanno messo in atto, come ci insegna la teoria economica, delle iniziative per ridurre la dipendenza, per ridurre il peso, per essere più efficienti sul piano energetico. E non vedo perché questa volta dovrebbe essere diversa. Ed è qui dove la politica, arrivo alla conclusione, deve giocare un ruolo molto forte, resistendo alle sirene che io purtroppo sento continuamente, anche ho sentito in campagna elettorale, in cui bisogna rallentare, bisogna aspettare, bisogna ripensare processi che, se fossimo in grado di realizzare stanotte con un colpo di bacchetta magica, penso alle energie rinnovabili, ma anche la transizione a sistemi di mobilità diversi o l'investimento nell'idrico, altro tema su cui l'autonomia strategica, chiamiamola così, è tutta nelle nostre mani o in gran parte nelle nostre mani. Ecco, dicevo, se noi potessimo realizzare tutto quello che il PNRR e altri fondi che abbiamo assegnato in questi 19 mesi di governo a queste tematiche, beh, ci troveremmo un'Italia più efficiente, meno dipendente, più competitiva, più equa, anche sul piano territoriale e così via. Quindi veramente non riesco a capire perché dovremmo fermarci, anche perché, e qui è la mia ultima frase di questo spero primo intervento, abbiamo altri fondi a disposizione. Abbiamo 80 miliardi dei fondi ordinari europei di coesione, abbiamo 50 miliardi del fondo sviluppo e coesione che è sul bilancio italiano, e quindi abbiamo assolutamente la possibilità, senza avviare chissà quali cambiamenti, rinegoziazioni che ritarderebbero
l'implementazione del PNRR per fare quello che è necessario in senso complementare, rafforzativo e così via di una strategia che è perfettamente, secondo me, delineata nel Green Deal europeo, nel Next Generation EU. Bene, grazie. Sì, questo argomento del PNRR... Questo argomento del PNRR potrebbe anche essere oggetto di una continuazione, cioè cosa succede del PNRR con l'aumento dei costi e con la crisi energetica. Professor Tamborini? Buonasera a tutti. Lasciatemi cominciare dicendo che io ho due motivi personali, per me molto importanti, per ringraziare l'associazione di avermi invitato a partecipare a queste due giornate. Il primo motivo è che Marcello De Cecco, anzi il professor De Cecco, io l'ho sempre poi chiamato così, è stato il mio supervisor nella tesi di dottorato all'Istituto Universitario Europeo. L'argomento della tesi erano i meccanismi di aggiustamento nelle bilance dei pagamenti in seguito ai movimenti internazionali dei capitali. Si era alla fine degli anni Ottanta e ci si domandava se il grande entusiasmo globalista e neoliberista, per tornare al tema precedente, aveva dei fondamenti, soprattutto dal lato delle promesse, si sarebbero realizzate, oppure se c'erano dei problemi. Questo argomento avevo cominciato a studiarlo, e qui vengo al secondo motivo di cui ho detto, nella tesi di laurea all'Università di Modena, anche se non era la mia città natale, e il relatore era stato Salvatore Biasco, il quale dopo la laurea mi spedì a Cambridge e dopo mi indirizzò all'Europea proprio per lavorare con De Cecco su questi temi. Quindi per me è un momento particolare di conoscenza per avermi invitato e anche, lasciatemi dire, di commozione per poter tornare alle origini della mia formazione economica con queste due personalità, rispetto alle quali spero di essere stato all'altezza e di esserlo anche questa sera. Il tema della sessione è gli aspetti macroeconomici delle problematiche energetiche. Non essendo un esperto di problemi di energia, ho scelto di dire qualcosa, di ragionare un po' insieme su una delle faglie tipiche che si possono realizzare tra energia e macroeconomia che stiamo vedendo in corpo vivo in questo momento così difficile, è quella cosa che, con un anglismo un po' brutto, ma insomma è entrato nel gergo, chiamiamo stagflazione, cioè la compresenza di una forte accelerazione inflazionistica e tendenze stagnazioniste o recessive nel sistema economico. Sono perfettamente consapevole che il governatore dirà di più e meglio, io ho solo l'ambizione di preparare un po' il terreno, magari, a quello che poi potrà dirvi Ignazio Visco. Comincerei con un'applicazione molto, molto in sedicesimo del metodo che mi aveva insegnato De Cecco durante la preparazione della tesi di laurea, cioè combinare l'analisi economica, teorica, modellistica, con una comprensione di fatti storici, se mi passate l'espressione un po' semplicistica, come maestra di economia, no? Quindi andare a testare, oggi si direbbe, certe possibilità, certe ipotesi, anche laddove si erano realizzati dei fatti. E il pensiero, ovviamente, con la stagflazione non può che ritornare all'ultimo grande episodio di stagflazione che abbiamo avuto nella storia recente, che è quello degli anni 70. La storia non si ripete mai due volte uguali, però ci sono delle analogie su cui vale la pena di riflettere un attimo. Dunque, siamo nel 6 ottobre del 73, quindi quasi esattamente 50 anni fa, scoppia la guerra del Kippur, e questo dà luogo a una serie di reazioni a catena, una delle quali assomiglia abbastanza a quella odierna, guerra più reazione
uso politico, come si dice oggi in gergo, weaponization, cioè usare come arma l'energia. E i paesi arabi, per sanzionare Israele, gli Stati Uniti e i suoi alleati, come sapete, iniziano questa escalation del prezzo del petrolio, che si innesta, occorre ricordare, su un periodo che è il culmine della grande rincorsa, del grande sviluppo del mondo occidentale, seguito alla Seconda Guerra Mondiale, con in effetti una tendenza piuttosto marcata ad innalzare il livello di prezzi e salari. Tra parentesi, una delle migliori analisi di quel periodo, quindi dei presupposti poi della grande inflazione, rimane per l'appunto uno dei libri di Salvatore Biasco, che è stato citato, che stava scrivendo mentre io studiavo a Modena, che è appunto l'inflazione nei paesi capitalistici industrializzati. Allora veniamo un attimo a questo punto. C'è un'analogia su cui mi soffermo un attimo, che riguarda il comportamento della Riserva Federale degli Stati Uniti 50 anni or sono e quello della Banca Centrale Europea oggi. Entrambe, semplificando un po', appaiono improntate rispetto ad altre possibilità a prudenza e gradualità nell'affrontare l'escalation dell'inflazione. Viceversa, come sapete, in questo momento la Fed sta attuando una serie di provvedimenti restrittivi più rapidi e incisivi rispetto a quelli della BCE. E allora, quali erano le ragioni, cosa possiamo imparare dalle ragioni di Arthur Burns, che era il presidente della Fed in quegli anni, e che cosa hanno in comune con alcune delle ragioni della BCE di Christine Lagarde, almeno finora? In un documento del Federal Open Market Committee, cioè l'organo decisionale della Fed, della primavera del 71, quindi un po' prima del grande shock, però già in un momento in cui crescevano i prezzi delle materie prime, si legge: il punto è se la politica monetaria possa o debba agire in qualche modo per combattere un persistente tasso di inflazione. La risposta è negativa. Questi continui aumenti dei costi, la parola chiave qui è costi, devono essere considerati un problema strutturale che non è trattabile con misure macroeconomiche. 8 anni dopo, siamo nel 1979, altro grande shock geopolitico, il cambio di regime in Iran, con il greggio quasi 10 volte più caro e un tasso di inflazione triplicato negli Stati Uniti dal 4 al 12%, il briefing dell'ultimo Open Market Committee, presieduto da William Miller, che nel frattempo aveva sostituito Burns, riferiva che a riguardo, cito, degli ultimi sviluppi di quest'anno, in particolare i prezzi dell'energia, la discontinuità nella produzione, guarda un po', e un'inflazione dei prezzi alimentari maggiore del previsto, non sembra esservi molto che la sola politica monetaria possa fare per ottenere significativi miglioramenti nel giro di un anno o due. Dunque, com'era possibile che il vertice della più potente banca centrale del mondo pensasse di non poter fare molto per combattere l'inflazione? La spiegazione più accreditata, che arriva fino ai giorni nostri, che si trova sui libri di economia, è quella fornita dalla scuola monetarista di Milton Friedman, a quel tempo, per così dire, all'opposizione, secondo cui la Fed e la maggior parte delle banche centrali, esclusa quella tedesca, era prigioniera di una visione sbagliata dell'economia, del fenomeno dell'inflazione e del proprio compito fondamentale. Come noto, la visione sbagliata era quella keynesiana, che portava la politica monetaria ad assecondare la tendenza dei governi a stimolare continuamente l'economia, anche a scapito del mandato di salvaguardare la stabilità dei prezzi e il valore della moneta. Divenne l'articolo di fede lo slogan di Friedman: l'inflazione è sempre e dovunque un fenomeno monetario. È vero che nel contesto di quell'epoca c'erano delle spinte precedenti allo shock a innalzare progressivamente il livello di prezzi e salari. Tuttavia il quadro concettuale della Fed, se si leggono i documenti, non era così naif.
L'inflazione era attribuita, come poi si trova in tutti i libri di testo, a due cause. Poteva essere trainata dalla domanda, ma anche spinta dai costi, che è effettivamente la parola che Burns usò nel brano che ho citato. Quindi la critica monetarista poteva essere applicata al primo fenomeno, mentre il secondo era diverso e più complicato. L'inflazione spinta dai costi di importazione è particolarmente problematica, soprattutto per la politica monetaria, perché genera questa stagflazione indipendentemente da una restrizione monetaria. Ci tengo a sottolineare questo punto perché poi le cose tendono a sovrapporsi, però è un punto importante, anche perché se prendiamo il modello standard su cui si basa la concettualizzazione della politica monetaria moderna, cosiddetto neo-keynesiano, non c'è un meccanismo endogeno di stagflazione. Stagflazione avviene solo se e nella misura in cui la banca centrale alza il tasso di interesse più dell'inflazione, cioè alza i tassi reali. Se no il sistema diventa instabile. Se mi fate vedere il primo grafico, spero che si capisca. Allora, questo grafico dà solo un'immagine vivida, credo, di quello che è successo in pochissimo tempo nel rapporto tra andamento ciclico del prodotto interno lordo, che è sull'asse orizzontale, e il tasso di inflazione nella zona euro, dove ciascun punto sul piano è la variazione del PIL e dell'indice dei prezzi al consumo in un certo trimestre, in un certo paese, rispetto all'anno prima. Quindi è la variazione, la crescita del PIL in un anno, misurata su un trimestre, lo stesso dicasi per il livello dei prezzi. Ok? I punti azzurri sono tutti i 19 paesi, per ciascun trimestre, scusate, trimestre, non quadrimestre, cioè ho sbagliato a scrivere, per ogni trimestre, del solo 2020, cioè l'anno del Covid. E che cosa vediamo? Vediamo quello che in letteratura è la flat Phillips curve, cioè abbiamo enormi variazioni del PIL, cross-section, cioè attraverso i paesi, durante questi quattro trimestri, molto ampie, sono in buona parte negative per le ragioni che sappiamo, e quasi nulla si vede sull'inflazione. Se guardiamo a cosa è successo solo i due anni dopo, 21-22, vedete che vi dà un'idea precisa di che cos'è intuitivamente una stagflazione. Abbiamo una chiara riduzione e verso il centro o verso il negativo delle variazioni trasversali del PIL e un'impennata dell'andamento dell'inflazione, che sono i punti rossi. Assomiglia a quella cosa che nei manuali si chiama la curva di Phillips verticale. Questo è il quadro. Tutto questo in Europa, come ben sappiamo, è successo prima che intervenisse significativamente la BCE. E lasciatemi dire che, con tutte le preoccupazioni legittime che abbiamo, a rigore di teoria non siamo in contrazione monetaria, perché i tassi reali a breve e a lunga sono ancora negativi. Quindi questo è quello che nel modello standard neo-keynesiano ci porterebbe all'instabilità. Allora, ragioniamo un po' su perché avviene la stagflazione. Si crea indipendentemente dalla politica monetaria. Forse questo va anche nella direzione di una delle domande, poi ci arrivo, una delle domande che ha fatto il nostro moderatore. La stagflazione si crea perché, mentre i costi più elevati si traducono in prezzi più elevati, gli effetti reali negativi sull'economia si manifestano attraverso tre canali principali. Il primo e più semplice è l'effetto sul reddito reale delle famiglie, è la cosa che stiamo vivendo e di cui tutti giustamente si preoccupano, e non c'è nel modello neo-keynesiano standard. A parità di altre condizioni è chiaro che lo shock energetico fa salire l'indice dei prezzi al consumo, e finché i redditi nominali non sono immediatamente perfettamente indicizzati, le famiglie subiscono una perdita di potere d'acquisto, è quello che tutti stiamo vivendo. Questa perdita di potere d'acquisto ha però un ulteriore aspetto problematico. Perché? Perché la domanda di servizi energetici è rigida. Quindi che cosa succede? Che le famiglie
sono costrette comunque a spendere di più per i servizi energetici e quindi, dato il vincolo di bilancio, consumeranno meno di altri beni. Quindi non solo abbiamo in senso lato una riduzione della domanda aggregata, ma anche un effetto settoriale, che quindi è un effetto reale, che scatta indipendentemente da altri fenomeni. Secondo, potete mandare il secondo slide, un secondo canale è il prezzo reale dell'energia. Ho detto anche l'effetto del tasso di cambio reale. Il prezzo reale dell'energia è il rapporto tra il prezzo dell'energia in euro e l'indice dei prezzi al consumo, è la linea gialla nel grafico. Il prezzo dell'energia è dato dal prezzo all'origine, solitamente in dollari, per il tasso di cambio euro-dollaro. Che cosa è successo? Lo vedete anche intuitivamente dal grafico, guardate l'ultimo periodo, vedete c'è una sostanziale, alti e bassi, ma insomma una media abbastanza stabile. Che cosa succede? Che lo shock energetico ha innalzato il prezzo reale dell'energia. In un anno, dal giugno 21 al giugno 22, abbiamo avuto sia un prezzo all'origine più alto, tutti i fenomeni che sappiamo, che un ulteriore deprezzamento dell'euro del 17%, benzina sul fuoco. E le statistiche sui prezzi della BCE mostrano che il prezzo reale dell'energia è ora 3 volte maggiore rispetto allo scoppio della pandemia. Qual è il problema? Il problema è che l'aumento del prezzo dei beni importati rispetto ai beni nazionali dovrebbe innescare una sostituzione dal bene importato al bene nazionale, migliorando la bilancia commerciale con l'estero, se i due tipi di beni sono sostituibili. Ma siccome non è questo il caso, abbiamo anche qui un effetto perverso, e cioè abbiamo un peggioramento netto della bilancia commerciale, perché non possiamo ridurre significativamente il consumo del bene più caro, che è quello che viene dall'estero. Secondo i calcoli della BCE, dall'inizio del 2021 il conto corrente dell'area euro è peggiorato di circa 1 punto di PIL, con il trascinamento negativo quasi interamente dovuto a un aumento della bolletta energetica importata di circa il 3,5 del PIL. Siccome, secondo la contabilità nazionale, il conto corrente è una componente del reddito disponibile nazionale, il deterioramento del conto corrente che ho appena citato può essere visto come l'altra faccia della medaglia dell'effetto negativo sul reddito delle famiglie dello shock energetico. Infine, c'è l'effetto ragioni di scambio, terms of trade, che sono il rapporto tra il deflattore del PIL, quindi c'è dentro non solo i prezzi di consumo, è il deflattore di tutti i beni che entrano nel prodotto interno lordo, e il prezzo dell'energia. Nel grafico è... No, precedente. Ecco, il grafico è la linea blu. Questo significa, rispetto alle ragioni di scambio, che di più del bene nazionale deve essere dato in cambio di un'unità dell'energia importata. È un impoverimento netto, ovviamente. Più della nostra ricchezza reale deve essere trasferita all'estero per avere un megawattora come prima. Da questo punto di vista, la caduta delle ragioni di scambio comporta un onere di trasferimento all'estero nell'ordine, secondo la BCE, di 1,3 punti percentuali del PIL. Questi sono fondamentalmente i 3 canali principali per cui uno shock energetico, che si traduce in uno shock di aumento dei prezzi importati, ha un effetto recessivo di suo, indipendentemente da quello che fa la banca centrale. Sapendo che tutti questi effetti ovviamente sono più forti per i paesi più energivori e dipendenti dall'energia, non sono la stessa cosa, uno può essere energivoro ma poco dipendente. E sappiamo, adesso non entro nei dettagli, l'avete già sentito più volte in queste lezioni, in queste conversazioni, l'ordine purtroppo è che in questo ordine di chi è più esposto c'è cioè l'Italia più dell'Europa e l'Europa più degli Stati Uniti. Ok, questo è il quadro. E secondo punto che vorrei trattare è quali lezioni
possiamo trarne per la politica monetaria, ma non solo, arriverò anche alla politica fiscale nell'ultimo punto che riguarda qualche spunto di riflessione per il futuro, se ne avremo uno. Allora, lezione numero uno, ripeto, la spinta dei costi e in particolare spinta da costi di importazione, l'inflazione è prima di tutto un cambiamento nei prezzi relativi, che sembra una technicality da economista, ma questo vuol dire che ha effetti reali sia dal lato della domanda che dell'offerta, e se si verificano le condizioni, aveva ragione il povero Burns, può anche tradursi in un cambiamento strutturale, cioè che non si modifica, occorre intervenire sulle ragioni strutturali che sottostanno la produzione, il commercio e il consumo di questi beni. La lezione numero due, come ho appena detto, è che la stagflazione è intrinseca negli shock energetici importati e quindi è come una tassa, per così dire, pesante sull'intera economia che finché non agiamo a livello strutturale dobbiamo pagare. E possiamo solo cercare di trovare il miglior mix di politiche, mix, quindi non solo monetari, anche qui il povero Burns aveva ragione, per appianare gli effetti economici negativi e prevenire un'ulteriore accelerazione dell'inflazione, un sentiero molto stretto e complicato. Lezione numero tre, l'ultima, la saggezza convenzionale afferma che la politica monetaria non è adatta, se non controproducente, a correggere shock strutturali. Questo principio vale anche per gli shock energetici. Se mandate un'altra slide, la prossima, avanti l'ultima, questa. Permettetemi un attimino di presentarvi una semplicissima simulazione su cui ho lavorato e che ho poi con altri colleghi abbiamo messo anche nei rapporti che trimestralmente presentiamo per i dialoghi monetari della BCE col Parlamento europeo, perché vi dà un'idea abbastanza vivida del problema che ha posto anche il nostro moderatore, e cioè che cosa può produrre questo shock e cosa comporta per la politica monetaria. Quello che voi vedete qui è uno scenario semplice. Come vi ho detto, nel modello base neo-keynesiano che viene usato dalle banche centrali, un effetto endogeno di recessione non c'è. Qui è stato aggiunto attraverso semplicemente l'effetto reddito reale che vi ho detto. E che vedete che cosa succede? Sul lato sinistro avete cosa può succedere in un'economia che viene colpita da uno shock inflazionistico da costi persistente, cioè che prima sale e poi scende, e ci mette un po' a salire e un po' a scendere, in cui non facesse niente la politica monetaria rimane neutrale, e vedete che succede esattamente così, l'inflazione sale e poi se nella misura in cui lo shock si riassorbe viene ritirata verso zero, che sarebbe il famoso 2%, questi sono i gap, e abbiamo un effetto recessivo ed è quello che corregge l'effetto inflattivo, riducendo la domanda aggregata per la ragione che abbiamo visto. Quindi la linea blu vi dà la profondità dell'effetto recessivo. C'è un ruolo delle aspettative, che è la linea tratteggiata su cui non entro perché è un po' troppo tecnico. Vediamo sul lato destro del grafico che cosa succede se interviene la banca centrale con il solito strumento che chiamiamo in gergo la regola di Taylor, che dice per ogni unità di inflazione alza il tasso di interesse più dell'inflazione, però se c'è un po' di recessione non esagerare, e questa è la combinazione tra inflazione e recessione. Che cosa vedete sul lato destro? La differenza nell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo se interviene la banca centrale con questa regola rispetto al grafico sinistro. E che cosa può fare la politica monetaria? Fa un po' meno di inflazione, vedete che la linea rossa è negativa, quindi c'è un po' meno di inflazione per tutto il periodo e c'è un po' più di recessione per tutto il periodo. Questo è quello che
stando alla conventional wisdom, può produrre un intervento monetario. Per concludere questa parte, poi appunto mi avvio alla conclusione con qualche spunto, che cosa possiamo trarre, che lezioni potremmo trarre per la politica monetaria? Questo può fare, si può complicare il modello, ma sostanzialmente questa è l'idea, e ci sono anche delle controindicazioni da considerare. La prima è che una restrizione monetaria ridurrebbe la domanda in tutti i settori, mentre la corretta risposta di riallocazione richiederebbe lo spostamento della domanda di beni importati a prezzo più alto verso beni interni a prezzo più basso. Bisogna agire sui prezzi relativi e non è il mestiere della politica monetaria che agisce come un antibiotico, cioè colpisce tutto quello che c'è intorno senza fare troppa distinzione. Allo stesso modo, se i tassi di interesse aumentano, aumentano per tutti i mutuatari, compresi quelli che dovrebbero invece essere incentivati a investire in tecnologie verdi e meno costose. Poi c'è un altro effetto, vabbè, insomma, anche l'effetto del costo del denaro, che il costo del denaro è un costo di produzione, quindi aggiungiamo oneri su oneri. Se poi si manifestano fenomeni di razionamento del credito, aumenta l'effetto negativo anche dal lato dell'offerta. Che cosa rimane? Rimane l'idea, però attenzione, quindi non vuol dire non facciamo niente, no, rimane un'idea che intervenendo con la politica monetaria il fenomeno, in teoria, cioè l'aggiustamento è più rapido, al costo di avere un po' più di recessione. Quindi che cosa conclude per esempio Philip Lane, che è il chief economist della BCE, in un paper recente? Una politica monetaria prudente può essere giustificata fin tanto che la caduta endogena della domanda e dell'attività può essere di per sé sufficiente a frenare il processo inflazionistico, ma l'urgenza comunque di accelerare il processo di aggiustamento, anche a costo di un po' più di recessione, può subentrare se partono alcuni indicatori di pericolo. Uno è la spirale prezzi-salari e l'altro è il famoso disancoraggio delle aspettative. Se tutti cominciano a pensare che sto 2% non lo rivedremo mai più e che quello che continueremo a vedere è quello che sta succedendo adesso, e che crede al 2% è solo una fetta degli operatori, vedete che le aspettative sono quella curva gobba grigia e partono, seguono il sentiero dell'inflazione. Poi questo mi dice che alla fine non è che sono terribilmente nocive, ma se tutti abbandonano l'ancora del 2% il sistema tende a divergere effettivamente. Quindi è un problema molto delicato di scelta di un sentiero di aggiustamento, scegliendo quella linea che sicuramente ai puristi del commitment non piace, che è decidiamo a ogni incontro della BCE decideremo cosa fare, che è l'ultimo sostanzialmente messaggio che sta nel paper di Lane. Ok, questo quindi ho cercato di preparare il terreno indegnamente a quello che dirà il governatore. Il futuro. Come si può pensare di percorrere questo sentiero stretto con questi due strapiombi che abbiamo a destra, una recessione ancora più forte, o a sinistra un'inflazione ancora più forte? Una via, ricordate il vecchio Burns, non la sola politica monetaria, è quella di concepire una cosa abbastanza nuova, che è di complementare la politica monetaria con la politica fiscale. Adeguate politiche di bilancio mirate possono utilmente integrare la politica monetaria nel passaggio dallo stimolo alla normalizzazione, o Dio non voglia, una vera restrizione. Gli esempi li abbiamo sotto gli occhi, li stanno facendo più o meno tutti i paesi, in maniera eclatante la Germania. La sterilizzazione fiscale delle bollette energetiche, l'incentivazione di tecnologie sostitutive dell'energia costosa e così via. Qual è l'idea? L'idea è che la politica fiscale, a differenza di quella monetaria,
è una specie di antivirus mirato, cioè noi possiamo effettivamente spostare incentivi, comportamenti economici, perché andiamo ad alterare il costo, i vantaggi, i benefici, i sussidi tra prezzi e beni diversi. Però, quindi questo secondo me ci si sta muovendo ed è corretto. Però le necessità a breve e lungo termine dell'eredità della post-pandemia, dello stop da stagflazione, delle implicazioni economiche e strategiche della nuova posizione internazionale della Russia e della Cina, insieme agli impegni dei membri dell'Unione verso una transizione verde, rendono probabile un aumento del fabbisogno di finanziamento dei governi. Quindi non è che alcuni hanno spazio fiscale, ma si sta esaurendo, altri non ce l'hanno, molto grande come l'Italia o altri, però questa visione complementare di politica monetaria e fiscale, che sulla carta può avere efficacia, deve scontare questi effetti sulle finanze pubbliche di più medio e lungo termine, in un contesto, terzo caveat, un contesto caratterizzato da forti eterogeneità nell'esposizione debitoria dei vari paesi, in cui rispetto ai quali la politica monetaria avrà dei problemi, verrà molto politicizzata e sarà complicato gestire questa complementarietà in un contesto fiscalmente molto delicato come quello dell'Unione Monetaria. Una speranza è di perseguire e rafforzare, mi verrebbe da dire istituzionalizzare, il nuovo regime di sinergia monetaria e fiscale che non scopriamo adesso, ma viene dall'eredità della pandemia, che viene dall'eredità del fallimento dell'approccio precedente dopo la crisi finanziaria globale, e cioè un regime di sinergia che si è progressivamente instaurato a partire dalle politiche non convenzionali da parte della BCE, da un lato, e poi dalle politiche fiscali centralizzate da parte dell'Unione, di cui l'esempio più importante è Next Generation EU. Quindi l'auspicio è che si impari questa lezione e la si istituzionalizzi, anziché tentare di smantellarla come alcuni pensano sia giusto e necessario fare, perché altrimenti, nel quadro che ho tracciato, io credo che marciare su questo sentiero stretto con i due burroni a lato sarà molto difficile, sarà invece più facile cadere da un lato o dall'altro. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie professore per questo intervento stimolante che invita a non a tirarsi fuori dagli schematismi. Ecco, non so se c'è qualche domanda ai due intervenuti che hanno parlato fino adesso, perché poi ci saranno le conclusioni del governatore. Posso aggiungere una cosa? Sì. No, mi sembra importante, visto quello che abbiamo sentito, ricordare che l'effetto reale del PNRR si esplica di fatto a partire dal 2023. Cioè il 2022 è stato l'anno in cui siamo stati profondamente impegnati nelle progettazioni, nella definizione dei bandi, nell'assegnazione, ma i cantieri, gran parte dei cantieri, penso a quelli di nostra competenza, non solo quelli per le ferrovie, piuttosto che la rigenerazione urbana, per l'idrico, eccetera, di fatto partono nel 2023, che è un punto temporale molto importante rispetto al ragionamento che è stato fatto fino adesso, cioè lo stimolo Next Generation EU arriva esattamente nel momento in cui serve, perché se fosse arrivato prima
miracolosamente avessimo avuto tutte le progettazioni, tutto quanto pronto, sarebbe andato a stimolare l'economia in un momento di rimbalzo fortissimo del 2021, anche per nel settore delle costruzioni e così via, avrebbe probabilmente provocato un surriscaldamento dell'economia, e tutti i ragionamenti che sono stati fatti adesso anche sulla politica monetaria sarebbero forse stati diversi, più simili a quelli della Fed, in cui lo stimolo economico è arrivato più rapidamente rispetto a quello dell'Unione Europea. Questo è un elemento per dire che la politica fiscale, al di là delle decisioni che verranno assunte dal nuovo governo, dal punto di vista degli investimenti, avrà proprio l'impatto desiderato nel 2023-2024, quando più abbiamo bisogno di fare quello di cui abbiamo parlato. Quindi possiamo avere fiducia che il PNR, le spese effettive del PNR partano abbastanza presto per risollevarci da questa recessione che ormai pare inevitabile per il quarto trimestre 22, il primo trimestre 23? Non so se sarà sufficiente, dico semplicemente che lunedì noi faremo il nostro punto trimestrale sull'attuazione del PNRR, credo siamo l'unico ministero che, benché si occupi di investimenti di lungo termine, ha un monitoraggio trimestrale in piena trasparenza. Finora le gare hanno riguardato, su un totale del nostro ministero di 61 miliardi, i trasferimenti, diciamo così, sono stati dell'ordine di 8,5. Quindi il 2023 vedrà veramente una spinta molto forte che proseguirà negli anni successivi. Non so, c'è qualcuno che vuole brevemente intervenire? Non vedo niente. E allora possiamo far concludere al governatore. Bene, grazie, grazie per l'invito, grazie per l'introduzione. Due relazioni molto interessanti, mi spiace non aver sentito quelle di ieri, di oggi, in particolare quelle relative all'energia, che è il problema che dal lato Banca Centrale chiaramente noi più viviamo in questo momento. Farò un intervento molto più limitato, non andrò a toccare varie delle questioni che sono state osservate, avanzate finora, sia sul PNRR e sull'importanza che si può avere, sia la complementarità eventualmente tra politica monetaria e politiche di bilancio, salvo fare due osservazioni prima di iniziare. La prima è che questa complementarietà, che credo sia rilevante, però riflette anche una grave mancanza che abbiamo nell'architettura europea, e cioè il fatto che le politiche di bilancio sono decentrate, mentre la politica monetaria è una politica monetaria unica. Sul PNRR lì ci sono queste varie questioni fondamentali, una di queste è cruciale, a parte la questione della digitalizzazione o quella della scuola o altra, è quella della sostenibilità e quindi del passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili per l'energia. Chiaramente viviamo in un momento difficilissimo in cui non solo i prezzi sono molto alti, ma ci sono anche rischi di razionamento, però non perdiamo, credo, di vista un minimo di opportunità che questi prezzi alti danno, non ci aspettiamo che ritornino dove erano 2 anni fa, restando più o meno su livelli più alti di allora, costituiscono un incentivo però a accelerare anziché ritardare il processo verso le rinnovabili, mentre tutti quanti adesso siamo sostanzialmente osservando una serie di richieste di mantenere il sistema precedente, andare al carbone addirittura, cercare di sostituire, se vogliamo, il gas, che pure forse era meno inquinante di altro, con fossili peggiori. Quindi no, quei prezzi sono utili per
forse accelerare la transizione. Lo scorso anno in questa sede ho parlato di pandemia, inflazione e politica monetaria e sarò un po' monotono, ma oggi ritornerò su questo argomento. Però, oltre a quelle cose state dette, bisogna osservare che alla pandemia e ai suoi effetti dobbiamo ora sostituire o aggiungere quelli gravissimi della crisi energetica, con in particolare l'aumento straordinario del prezzo del gas in Europa, esplosa, anche se già in parte annunciata lo scorso anno, e soprattutto perpetuata con l'invasione russa in Ucraina e questo terribile conflitto che non dà segni di rapida, né di rapida né di giusta soluzione o risoluzione. Un anno fa l'inflazione nell'area dell'euro era già in ripresa, ma era ancora, un anno fa quando ho parlato qui, ma ancora al 2%. Dopo anni di rischi deflattivi e quella cosiddetta core al netto delle componenti più volatili, prodotti energetici, prodotti alimentari, era ancora ben al di sotto del 2. Eppure c'era evidenza di un paio di fattori sottostanti. Da un lato un aumento progressivo, anche se ancora sostenibile, del costo dell'energia e di strutture, dall'altro, nell'offerta di materie prime e di prodotti intermedi che rischiavano, con una limitazione nei trasporti, di non consentire alle imprese di tenere il passo con una più rapida del previsto ripresa della domanda. Questi erano i due fattori che già erano osservati e sui quali già qualcosa cominciavamo a interrogarci. In particolare mi interrogavo su come dovesse rispondere la politica monetaria agli shock in atto. Da un lato quello sulla domanda causato dalla pandemia. Oggi sappiamo essere prima stato fortemente negativo, poi per la forte ripresa e le strozzature di qui sopra positivo, ma fortemente differenziato tra le diverse aree del globo. E l'altro, quello sull'offerta, dovuto in primis all'aumento dei prezzi delle materie prime e quindi alle regioni di scambio, è stato osservato, con attenzione agli effetti di segno opposto su prezzi al consumo e sull'attività economica e alla loro prospettiva temporale, cioè shock temporanei o permanenti. E anche in quest'ultimo caso osservavo che una forma di benign neglect sarebbe stata giustificabile sicuramente nei libri di testo se lo shock fosse stato assorbito come una tassa ineludibile senza trasferirlo su altri prezzi e salari. La differenza fra oggi e gli anni 70 di cui 80 di cui ha parlato prima Tamburini credo che sia notevole, nel nostro paese è altissima. Anni 70-80, indicizzazione al 100% e poi una contrattazione continua che faceva salire il salario reale più della produttività, semplicemente nella media, semplicemente per compensare la chiusura del ventaglio data dal punto unico di contingenza, il tasso di cambio libero, la lira, che chiaramente aiutava in questo processo, in questa spirale di prezzi tra prezzi e salari e che abbiamo arrestato con grandissima difficoltà con una politica del cambio sostanzialmente non del tutto accomodante ma che durante un lungo periodo. Adesso la lira non c'è, l'euro è abbastanza solido anche se la fluttuazione con le altre valute è rilevante, ma nella media competitiva siamo ancora a livelli dell'1-2% come deprezzamento all'inizio dell'anno, molto di più col dollaro, però abbiamo un'area più compatta, non ci sono variazioni di cambio nell'area dell'euro e abbiamo altre valute con le quali ci apprezziamo. Quindi il cambio non è una variabile rilevante adesso e la spirale prezzi salari da indicizzazione automatica, perché poi ci sono anche risposte di fatto per quanto ritardate alle variazioni dei prezzi per quel che riguarda la contrazione salariale, e quella indicizzazione automatica non c'è. Allora, osservavo l'anno scorso che comunque, dati i ritardi e gli effetti della politica monetaria, che si esplica attraverso il credito e attraverso poi la domanda aggregata, investimenti e consumi, non solo nel caso
di una sua natura puramente temporanea, la banca centrale avrebbe dovuto agire con prudenza e avremmo in ogni caso dovuto fare molta attenzione per la difficoltà di distinguere un rumore, ancorché prolungato, da un segnale di pressione sui prezzi non destinata a rientrare in tempi brevi, con il rischio di produrre spirali al rialzo. Quello che possiamo dire oggi è che in effetti questo segnale si è manifestato con suoni di guerra ed è stata una misura necessaria al salire dell'inflazione fino al 10% dello scorso mese, quella di iniziare a far salire i tassi ufficiali a breve termine, ancora negativi nel primo semestre di quest'anno, dopo aver posto fine ai programmi di acquisto di titoli, l'espansione quantitativa, il quantitative easing, di cui dobbiamo con forza però sottolineare il successo ottenuto nel contrasto alle pressioni deflattive. Ogni tanto si critica la banca centrale, è lenta, fa errori e così via, si dimentica che 5 anni sono stati anni decisivi per evitare rischi di deflazione gravissimi, soprattutto in paesi molto indebitati, privati e pubblici, come sono quelli europei. Ora, il punto anche importante qui è parlare della necessità di far salire i tassi a breve. Tassi a breve negativi, meno 0.5, ovviamente quelli che hanno studiato come me negli anni 60, 50, insomma, i tassi negativi non li abbiamo mai immaginati, tassi nominali negativi, però negativi li abbiamo avuti per qualche anno e ancora nel primo semestre dell'anno scorso, di quest'anno, erano al di sotto di zero, a fronte di inflazione effettiva che portava a calcolare i tassi di interesse reali, tasso di interesse nominale meno il tasso di inflazione, a livelli straordinariamente elevati. Adesso abbiamo un tasso di inflazione a breve termine vicino al 10%, 9%, cioè questo è un ovviamente qualcosa che noi abbiamo mantenuto per un certo tempo, quando le aspettative di inflazione tendevano a scendere e quindi noi volevamo reflazionare l'economia, riportare i tassi di crescita dei prezzi al target del 2% circa. E chiaramente adesso quelli ci sono tornati, sicuramente nelle aspettative, i prezzi effettivi sono ben al di sopra per lo shock d'offerta e non ha più senso tenere questo accomodamento monetario così sostenuto. Delle sfide per la politica monetaria ho parlato estesamente ieri in un convegno a Firenze e questo intervento che ho fatto è disponibile sul sito della Banca d'Italia con riferimenti e dettagli anche grafici, tipo quelli, in una nota su Monetary Policy and Inflation. Riassumerò adesso i punti principali perché credo che non voglio dire molto di più, forse alcune cose, ma non molto di più rispetto a quello che ho detto ieri. Le banche centrali, inclusa ovviamente la Banca Centrale Europea, si stanno adattando a un contesto economico in continua evoluzione. C'è stata la pandemia, si pensa che con la pandemia forse sono anche cambiati un po' i nostri comportamenti, non è chiaro, eravamo convinti che sarebbero cambiati molto di più, forse non tanto, ma c'è il cambiamento climatico, c'è la digitalizzazione dell'economia, c'è una serie di cambiamenti strutturali molto forti e noi dobbiamo continuamente adattarci per capire come gli strumenti monetari che manovriamo possono far fronte a che cosa? Agli shock che continuamente colpiscono le nostre economie, che possono anche essere temporanee, ma date le rigidità che ci sono nel sistema possono propagarsi nel tempo e a questo punto portarci a essere lontani da quegli obiettivi per noi primario di stabilità dei prezzi, ma in realtà anche di occupazione più alta possibile, di crescita sostenuta e di distribuzione adeguatamente corretta, giusta, se qualcuno di noi può definirla in tal modo. Ora, il cambiamento però più importante di questi giorni è chiaramente quello che riguarda il forte aumento dell'inflazione dopo decenni di grande moderazione, che è un cambiamento che si sta verificando sicuramente a livello globale, ma in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Ora, in pressoché tutti i paesi l'inflazione ha trovato alimento negli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime.
in particolare le materie prime energetiche, anche le materie prime alimentari hanno contribuito e contribuiscono. Ma le modalità e il peso relativo di questi aumenti rispetto a quello di altri fattori sono ampiamente diverse tra le diverse economie. In particolare, se confrontiamo Stati Uniti e area dell'euro, noi abbiamo alcuni risultati molto, molto, molto importanti su cui riflettere. E anzitutto c'è una differenza fondamentale e questa riguarda la risposta data dalla politica di bilancio alla crisi dovuta alla pandemia del 2020-2021. Molti paesi hanno introdotto misure su vasta scala per rafforzare i sistemi sanitari e per sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla pandemia. Ma gli interventi attuati dall'amministrazione statunitense sono stati eccezionalmente forti. In questi due anni il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ha superato il 130% negli Stati Uniti, con un incremento di quasi 25 punti percentuali, contro un aumento medio inferiore ai 15 punti nei paesi dell'area dell'euro, dove il debito è salito al 95%. Quindi già strutturalmente il debito in Europa è più basso che negli Stati Uniti, notevolmente. Ma l'accelerazione del debito negli Stati Uniti è stata molto più forte che in Europa. Da noi anche il disavanzo è aumentato, il debito è aumentato di circa 15-20 punti, poi, però nei due anni 15, e avevamo un debito più alto, molto più alto della media europea. Negli Stati Uniti il reddito disponibile delle famiglie non è stato solo salvaguardato per contenere gli effetti della crisi pandemica, ma ha registrato nel 2020 il tasso di crescita più alto in termini reali da circa 40 anni, con un aumento del 6,2% a fronte di una caduta del prodotto del 3,4%. Cioè il prodotto cade del 3,4%, il reddito delle famiglie sale del 6,4% nel 2020, una differenza di 10 punti percentuali. Nell'area dell'euro il reddito disponibile delle famiglie è diminuito, contenuta la diminuzione dagli interventi di politica di bilancio, ma rispetto al prodotto è diminuito del 0,6%, il prodotto è diminuito del 6,4%, quindi una differenza di circa 6 punti, quindi 10 verso 6. Ora, gli effetti inflazionistici del surriscaldamento conseguente dell'economia americana sono stati amplificati dalla ripresa ancora solo parziale dell'offerta globale dovuta alle ricorrenti ondate di pandemia, con i colli di bottiglia nelle filiere internazionali di beni intermedi che ho appena citato, e gli effetti negativi conseguenti sulla produzione che abbiamo avuto in molti paesi, anche in Europa. Una seconda differenza correlata alla prima riguarda le condizioni del mercato del lavoro. Negli Stati Uniti la disoccupazione era pari ad agosto scorso a circa il 3,5%, 3,7%, quasi 3 punti in meno rispetto all'area dell'euro. Il numero di posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti ha raggiunto il 7% della somma tra il numero degli occupati e posti vacanti. Negli Stati Uniti, quindi, questo è il doppio del livello registrato nell'area dell'euro, quindi 7%, 3,5% nell'area dell'euro. Come si leggono questi due dati? Si leggono insieme la curva di Beveridge, per coloro che hanno un po' di dimestichezza con queste questioni. Negli Stati Uniti vi sono quindi per ogni disoccupato due posti di lavoro vacanti. Nell'area dell'euro due disoccupati competono per meno di un posto di lavoro vacante. La pressione quindi che c'è dal lato della domanda anche di lavoro negli Stati Uniti è tale che tutti i principali indicatori suggeriscono una crescita salariale vicina o superiore al 5% quest'anno prossimo su base annua negli Stati Uniti,
un livello difficile da riconciliare con un obiettivo di inflazione del 2%. Nell'euro, invece, le retribuzioni contrattuali finora hanno continuato a crescere a ritmi intorno al 2%. Un'osservazione che io sento di avanzare è che al momento, anche guardando tanti indicatori, non sembra proprio esservi da noi quell'eccesso di domanda aggregata che osserviamo, abbiamo osservato invece negli Stati Uniti, con chiare lì conseguenze nella dinamica di prezzi e di beni e servizi. Ora, in effetti, negli Stati Uniti il maggiore impatto di questi fattori di domanda si accompagna a un minore contributo dei fattori di offerta. In entrambe le economie i prezzi del petrolio sono più alti del 20% rispetto a un anno fa. Nello stesso periodo i prezzi del gas sono però aumentati di uno straordinario 150% nell'area dell'euro, fino a circa 200 euro per megawattore che leggiamo sui giornali, che è un livello attorno a cui oscillano da oltre 3 mesi. Negli Stati Uniti l'incremento è stato inferiore al 50%, credo che ne avete parlato, e a meno di $30 per megawattore. Ora questo ovviamente è preoccupante non solo perché il gas è molto usato negli usi domestici, nel riscaldamento, ma anche perché è una componente cruciale nella produzione di energia elettrica. Ora, nonostante queste differenze, l'inflazione complessiva ha registrato però dinamiche simili nelle due economie, che sono progressivamente aumentate oltre l'8%, sia negli Stati Uniti sia nell'area dell'euro, con medie simili nelle due aree nella media di luglio e agosto scorsi, poco sopra l'8,5%. Da noi, in effetti, essa è oggi, come abbiamo letto ieri, pari al 10%, mentre qualche segnale di rientro, non abbiamo ancora il dato di settembre per gli Stati Uniti, si può cominciare a leggere lì, in parte, credo, riflesso della forte restrizione monetaria in atto, ma forse anche di un venir meno dei forti della pressione anche dal lato delle materie prime energetiche. È però diverso l'andamento dell'inflazione cosiddetta core, quella che esclude i prodotti energetici e i prodotti alimentari. Negli Stati Uniti questa ha superato il 6% all'inizio del 2022 ed era ancora 6,3% d'agosto. Nell'area dell'euro essa era solo leggermente superiore al 2% all'inizio dell'anno. Ad agosto il suo livello era ancora 2 punti percentuali inferiore a quello degli Stati Uniti, al 4,3%, che però è diventato il 4,8% in settembre. Le differenze tra Stati Uniti e area dell'euro nel peso relativo dei fattori di domanda e di offerta e nella dinamica dell'inflazione al netto delle componenti più volatili spiegano perché, a fronte di un'inflazione complessiva che ha raggiunto valori simili, la normalizzazione della politica monetaria è avvenuta e avviene con velocità e tempi diversi. Si tratta di differenze da considerare con attenzione, ma non ci si deve aspettare, penso, che, date le informazioni di cui oggi disponiamo, la Banca Centrale Europea debba seguire ciecamente nei prossimi mesi la Riserva Federale. Io lo dicevo, se ci si attendesse che lo facesse, sarebbe un grave errore. Nell'enfatizzare il presunto errore, invece, costituito dal ritardo con cui la Banca Centrale Europea avrebbe iniziato a modificare la stance, la posizione della politica monetaria, molti commentatori hanno puntato il dito sugli errori di previsione. C'è chi dice sono 2 anni che la Banca Centrale Europea fa errori di previsione, doveva muoversi 2 anni fa. Falso. Non è vero. Fino all'estate scorsa l'inflazione era sotto il 2%, quella core era all'1%, è dal quarto trimestre sostanzialmente che cominciamo a avere questo impulso e proprio nel quarto trimestre prendiamo delle decisioni. Se alla metà dello scorso anno questa inflazione era appunto sotto il 2, intorno all'1 al netto delle componenti volatili, da fine 2021 ha sorpreso però al rialzo, con errori di previsione sulla crescita dei prezzi al consumo compiuti dai nostri economisti, sia nella BCE che nell'eurosistema, molto maggiori
durante i primi due trimestri del 2022 di quelli osservati in passato, anzi errori di segno positivo quando negli ultimi 4-5 anni sono stati continui errori, ma non particolarmente grandi, sempre di segno negativo. Non riuscivamo a far tornare il tasso di inflazione al 2%, che è la misura che consideriamo indicativa di una sostanziale stabilità dei prezzi, una volta che si tenga conto dei ritardi nella misurazione e della necessità di avere un po' di flessibilità per garantire che non ci siano poi rigidità nel sistema economico. Ora, la tesi che qualcuno avanza, che questi errori avrebbero in qualche modo messo in discussione la credibilità della Banca Centrale Europea, va valutata anche alla luce che non è soltanto la Banca Centrale Europea che ha fatto questi errori, ma tutti i previsori, organizzazioni internazionali e previsori privati hanno commesso gli stessi errori. Ora, l'entità però di questi errori è importante capire da dove vengono, perché questa potrebbe mettere in dubbio l'affidabilità dei modelli che si usano per le proiezioni. Bisogna tener conto che questi modelli sono sempre integrati nel loro utilizzo con fattori di giudizio. Cioè, ovviamente, si tiene conto, se ci sono dei cambiamenti strutturali, dei cambiamenti di regime, si cerca di tenerne conto all'interno dei modelli per poterli utilizzare nella fase di previsione. E in effetti sono solo approssimazioni più o meno semplificate della realtà. Non possono tenere meccanicamente conto di particolari non linearità, quelle nei mercati finanziari, quelle nelle mercati delle materie prime, o di cambiamenti di regime, nei comportamenti, per esempio, conseguenti allo shock pandemico di natura sanitaria o a quelli di geopolitici. Nella definizione delle misure di politica economica, essi vanno quindi integrati con informazioni esterne, valutazioni di natura qualitativa, ma non ne possiamo fare a meno per un'organizzazione disciplinata delle valutazioni alla base delle nostre misure. Ciò detto, le nostre analisi per quest'anno indicano che gli effetti dei prezzi dell'energia, che sono le variabili esogene più importanti, le cui variazioni prospettiche sono generalmente dedotte dalle quotazioni dei contratti futures, spiegano direttamente e indirettamente attraverso gli effetti sui costi di produzione il 65% degli errori commessi nella previsione dell'inflazione, una quota che sale all'80% se si tiene conto anche degli effetti dei prezzi dei generi alimentari, l'altra componente volatile dell'indice armonizzato a prezzi al consumo, che ha particolarmente risentito, soprattutto nei primi 8 mesi di quest'anno, del conflitto in Ucraina. Sta rientrando, ma vedremo, perché veramente dipende dai movimenti anche del grano ucraino. Ora, non pare esservi stato quindi un mutamento strutturale eccezionale nel funzionamento dell'economia nel corso dell'ultimo anno. Gli errori nelle previsioni dell'inflazione richiamano l'attenzione sulla qualità delle ipotesi relative all'andamento di variabili per le quali è difficile fare ragionamenti di natura strettamente economica e finanziaria e che costituiscono input rilevanti nella determinazione dei costi di produzione. Questo vale in particolare per i prodotti energetici, per i quali un problema cruciale è stato costituito dalla generale sottovalutazione delle tensioni geopolitiche, con il forte calo delle forniture di gas dalla Russia osservato dall'inizio dello scorso anno, attribuito prima, probabilmente erroneamente, all'inverno particolarmente freddo in quel paese e poi alle pressioni del governo russo connesse con il gasdotto Nord Stream 2. Ma il fattore più importante è stato chiaramente l'invasione russa dell'Ucraina. Se fino alla fine dello scorso anno le quotazioni dei futures avevano continuato a scontare una progressiva discesa dei prezzi del petrolio e del gas, il conflitto ha lasciato i prezzi, non solo quelli correnti ma anche quelli attesi, su livelli molto elevati. Quello che poteva essere uno shock temporaneo si è mantenuto nel tempo.
E questo vuol dire che se, ovviamente noi pensiamo che non sarà permanente, nel senso che non sarà uno shock in cui i prezzi di energia continueranno a salire, se resteranno fermi a livelli anche così alti come sono quelli di adesso, chiaramente avranno un impatto sulla attività economica, avranno un impatto sul livello generale dei prezzi, in assenza di spirali ci saranno gli effetti di base. Dopo 12 mesi chiaramente non ci sarà più una variazione del prezzo dell'energia e quindi con essa il prezzo al consumo, l'indice prezzo al consumo rifletterà il venir meno dello shock. Però è chiaro che noi abbiamo avuto un mantenimento nel tempo di questo shock. Le quotazioni del gas forniscono un esempio significativo. Alla fine di settembre 2021, quando il prezzo spot del gas era salito a 100 euro per megawattora, le quotazioni dei futures prevedevano un calo a meno di 50 euro entro giugno di quest'anno. Invece di diminuire di oltre il 50%, tuttavia, i prezzi del gas, come abbiamo detto, sono aumentati di quasi il 100% a 200 euro in media. Ora, più in generale, le ripercussioni dell'aumento dei prezzi di energia sull'inflazione, considerate temporanee prima dello scoppio della guerra, a causa sia delle attese risunte dai mercati dei futures, sia di effetti di base negativi, quali quelli di cui parlavo prima, poiché l'inflazione è misurata a distanza di 12 mesi, sono invece divenuti persistenti per un certo periodo. Ci si può chiedere perché usiamo come input le previsioni del mercato dei futures. Uno, perché c'è una vasta valutazione di modelli alternativi che cercano di spiegare l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e in alcuni casi si potrebbe pensare a usare, come per molte delle attività anche finanziarie, un'ipotesi di random walk, sostanzialmente di prezzi che restano sostanzialmente invariati a meno di shock e poi continuano a restare invariati. L'esperienza che abbiamo avuto fino all'anno scorso dice che questo è largamente inferiore però all'usare le quotazioni dei futures. Quest'anno sarebbe stato migliore, ma chiaramente uno deve cercare di usare anche l'esperienza accumulata e probabilmente il fatto che sia stato maggiore può anche essere un caso in queste circostanze. Ora, alla luce delle informazioni che abbiamo, l'affermazione secondo cui la Banca Centrale Europea avrebbe erroneamente ritardato il riequilibrio della propria politica monetaria non è giustificata, secondo me. La normalizzazione della politica monetaria è in atto da dicembre, quando sullo sfondo del miglioramento delle prospettive economiche e dell'aumento delle aspettative di inflazione a medio termine verso l'obiettivo di stabilità dei prezzi, il 2%, il Consiglio direttivo ha annunciato l'inizio della riduzione degli acquisti netti di titoli nell'ambito dei nostri programmi di espansione quantitativa, acquisti terminati il 1 luglio di quest'anno. Poche settimane dopo abbiamo iniziato a aumentare i tassi ufficiali e qui sì, in misura significativa, 50 punti base a luglio, quindi la cosiddetta deposit facility rate, il tasso che si applica alle riserve che le banche hanno presso la banca centrale è passata da meno 0.5 a 0 e a settembre è stato portato a 0,75% e con l'obiettivo di anticipare l'uscita dai loro livelli a lungo negativi ed eccezionalmente accomodanti. Se il cambiamento nell'orientamento della politica monetaria sembra radicale, esso rispecchia quindi il corrispondente brusco mutamento delle attività economiche. Superati i timori legati alla pandemia, che avevano portato l'economia in recessione non solo in Europa e che aveva ridotto l'inflazione temporaneamente al di sotto dello zero, i rischi di deflazione sono svaniti. Nello stesso tempo, lo shock energetico che ha investito l'area dell'euro è di straordinaria portata, maggiore di gran lunga di quegli shock petroliferi di cui parlava prima il professor Tamburini degli anni 70 e 80 del secolo scorso. Il forte aumento dell'inflazione che ne è conseguito non può essere ignorato dalla Banca Centrale, non perché, a differenza che negli Stati Uniti, vi siano evidenti segnali di aumenti eccessivi della domanda aggregata per consumi e investimenti,
quelli di Burns, tanto per dire, guerra del Vietnam, o quelli dell'amministrazione Trump, amministrazione Biden adesso, che chiaramente la Federal Reserve ha accomodato. Ma per contrastare con decisione il rischio che condizioni monetarie ancora ampiamente accomodanti possano causare un aumento delle aspettative di inflazione, parliamo di un rischio di disancoraggio rispetto al 2%, e portare a loro volta una vana e dannosa, ci ritornerò, spirale tra salari e prezzi. È quindi fondamentale in questa fase fare molta attenzione a misurare, a cercare di capire come si muovono le aspettative di inflazione e qual è la dinamica in atto tra salari e prezzi. Quanto alle aspettative, abbiamo indicatori finanziari, entriamo nel tecnico e vi risparmio, tratte dai contratti in essere, cosiddetti inflation link swaps, nei mercati finanziari, che ci dicono sostanzialmente che sì, ci sarà quest'anno ancora un aumento delle aspettative di inflazione intorno al 6% a metà del 23, ma rapidamente si scenderebbe poi e in modo persistente intorno al 2%, che è l'obiettivo nostro nel corso dalla metà di quest'anno fino a tutto il 2024, metà del 2023 fino al 2024. E anche le aspettative basate su sondaggi danno un quadro simile. C'è un'indagine, per esempio, della BCE presso gli analisti monetari, che con fine agosto ci diceva che l'inflazione è attesa da loro intorno al 4,5% nel 2023 e al 2 circa nel 2024-2021. Allo stesso tempo, però, alcuni stanno osservando che se si guarda le indagini presso le famiglie, il quadro è un po' più variegato. E in particolare la mediana delle attese di inflazione che sono rilevate con l'indagine della Banca Centrale Europea presso le famiglie è pari per i prossimi 12 mesi al 5%, ma resta al 3% in un orizzonte di 3 anni, quindi un livello maggiore di quello rilevabile dalle quotazioni di mercato e dalle indagini presso gli esperti. Bisogna osservare però che questo riflette, oltre a una maggiore rilevanza degli elementi retrospettivi nel meccanismo di formazione delle aspettative delle famiglie, la più forte intensità della revisione al rialzo da parte delle famiglie meno abbienti, per le quali la quota della componente più volatile dell'inflazione, sia essa energetica che alimentare, pesa chiaramente di più. E che quindi potrebbero essere spinte a rivedere le proprie aspettative con maggiore frequenza e più verso l'alto. Il risultato sarebbe che per il complesso delle famiglie vi è un bias: la persistenza dell'aumento delle aspettative osservato finora potrebbe risentire più che proporzionalmente di ciò che sta accadendo nei settori energetico e alimentare, ma questo significa anche che al venir meno di quelle tensioni in questi settori potrebbero riscendere anche più rapidamente. Quanto alle retribuzioni, l'altro problema che dobbiamo sicuramente considerare, anche se in alcuni paesi sono state avanzate richieste di aumenti maggiori di quelli registrati negli ultimi anni, la loro crescita, l'euro ho già ricordato, si mantiene sostanzialmente intorno al 2%. Le proiezioni compilate dalla Banca Centrale Europea su i contratti in essere e come sono in qualche modo indicativi delle decisioni già prese per il prossimo anno, indicano, si chiama wage tracker, un'accelerazione molto graduale delle retribuzioni nell'ultima parte del 22 e nel 23, anche se alcune pressioni al rialzo possono sorgere nei paesi in cui i salari, in particolare quelli minimi, sono a volte, con clausole di indicizzazione automatica, in Belgio per esempio, più sensibili all'inflazione effettiva o i minimi salariali in altri paesi. Queste valutazioni suggeriscono che al momento non vi sia evidenza di uno scostamento dell'aspettativa a medio termine dall'obiettivo di stabilità dei prezzi. Ora, questa è una considerazione, credo, importante perché in qualche modo c'è il dubbio che si possano disancorare. E diciamo che ci sono anche però una serie di considerazioni da tenere in conto, perché nelle indagini stiamo vedendo che
da un lato c'è abbastanza incertezza, molta varianza, molta dispersione nelle aspettative, dall'altro c'è una asimmetria, cioè c'è una tendenza verso, nella distribuzione delle aspettative sia delle famiglie ma anche degli esperti monetari, c'è una tendenza a essere più vicini alla componente di inflazione più alta che non a quella di inflazione più bassa. Non è una molto forte questa evidenza, però ovviamente sono caratteristiche che possono essere sì una mera conseguenza delle sorprese al rialzo continue dell'inflazione legate alla imprevista persistenza dello shock sull'energia, ma che devono essere tenute sotto osservazione, perché chiaramente da lì dipende sostanzialmente quella che dicevamo prima è la credibilità della banca centrale. C'è da dire che la curva delle aspettative è però inclinata verso il basso, cioè le aspettative a 2 anni sono inferiori a quelle a 1, quelle a 3 inferiori a quelle a 2 e poi si stabilizza. Ora quindi questo in ogni caso continua a farci capire che le aspettative di inflazione a medio e lungo termine restano ben inferiori all'inflazione attuale. Se la normalizzazione della politica monetaria dovrà comunque proseguire con l'obiettivo di subire gradualmente gli ampi accomodamenti creati dal 2014, ci troviamo però di fronte a un difficile dilemma. L'aumento dell'inflazione è accompagnato oggi da un brusco deterioramento, come è stato osservato, delle prospettive di crescita economica e questo riflette la perdita di potere d'acquisto dei redditi. In questo contesto, rialzi dei tassi eccessivamente rapidi e pronunciati finirebbero per aumentare i rischi di una recessione. Qualora il deterioramento delle prospettive economiche si rivelasse peggiore del previsto, un eccessivo anticipo nella normalizzazione dei tassi ufficiali potrebbe risultare sproporzionato, minando la fiducia del pubblico nelle azioni della Banca Centrale e rendendo paradossalmente più difficile il mantenimento della stabilità dei prezzi nel medio periodo, un rischio che va considerato insieme con quello di lasciare che l'inflazione resti eccessivamente alta per troppo tempo. È quel sentiero stretto di cui parlava prima Tamburini. Un'ulteriore preoccupazione è legata ai rischi per la stabilità finanziaria. Abbiamo in questo contesto che questi rischi sono amplificati dal fatto che il quadro macroeconomico si sta deteriorando rapidamente sia nell'area dell'euro sia nel resto del mondo e che tutte le principali banche centrali stanno alzando notevolmente i tassi ufficiali con effetti negativi, reciproci, difficili da quantificare ma probabilmente non trascurabili. I rischi di instabilità finanziaria sono particolarmente rilevanti nell'Unione economica e monetaria, che è esposta per la sua architettura incompleta, in particolare la politica di bilancio decentralizzata, come dicevo prima, i ritardi nel completamento dell'Unione bancaria e dei mercati di capitali, a una possibile frammentazione dei mercati finanziari lungo i conflitti nazionali. Di questo siamo consapevoli. C'è una forte tensione nel Consiglio direttivo a cercare di agire perché questa frammentazione non abbia riflessi e quindi di usare strumenti già disponibili o immaginare, disegnare strumenti alternativi, questo nell'ambito delle azioni che può fare la banca centrale. Poi questa è una questione che forse va anche al di là delle competenze della banca centrale e abbiamo varie proposte su che fare nel caso in cui le differenze, per esempio nei debiti pubblici tra paesi, potessero portare a rendere questa frammentazione particolarmente seria, però è un rischio rilevante. Passerei però adesso a dire che cosa deve fare, cosa può fare la politica monetaria. L'incertezza sulle prospettive economiche rende molto difficile predeterminare il possibile punto d'arrivo dei tassi ufficiali. Una scorciatoia che viene spesso considerata si basa sul cosiddetto tasso di interesse naturale. Questo è, nella definizione di Knut Wicksell, il tasso di interesse reale al quale l'investimento uguaglia il risparmio e le risorse delle economie sono pienamente impiegate. Se i prezzi fossero completamente flessibili, a questo tasso di interesse l'inflazione sarebbe pari all'obiettivo della Banca Centrale. Ne ho parlato a lungo lo scorso anno qui,
discutendo del limite minimo possibile che la sua forte discesa, da molti stimata nell'ultimo decennio, del tasso naturale, il conseguente abbassamento dei tassi di mercato e di policy, o per dirla la Keynes, la trappola delle liquidità, poneva a una politica monetaria volta a contrastare i rischi di deflazione. La politica monetaria che mira a contrastare i rischi di inflazione, il limite non c'è, quindi c'è una simmetria forte qui. Però non desidero aggiungere altro, se non che aggiungere altro, salvo che osservare che in ogni caso si tratta di un concetto di equilibrio che fornisce un'iscrizione straordinariamente semplificata del funzionamento dell'economia e della politica monetaria. Ad esempio, la credibilità della banca centrale è irrilevante in questo contesto, così come non rilevano l'incertezza e le aspettative di inflazione. Anche in contesti neoclassici, quali quelli che usano questo concetto, che condividono quindi in questo quanto rinveniamo in alcuni schemi analitici che si rifanno all'economia classica. C'è un dibattito antico tra Garegnani e Robinson al riguardo, ma vi faccio venia. Ora, nonché l'orientamento della politica fiscale e il livello del rapporto tra debito e prodotto. Inoltre, non ci si può esimere dall'interrogarsi sulla dinamica del processo che dovrebbe portare a convergere su questo tasso di equilibrio a lungo periodo, posto che è difficile ritenere che, indipendentemente dagli interventi di politica monetaria, questa sia una condizione permanente di equilibrio. A complicare ulteriormente la questione, il tasso naturale non è osservabile e l'ampia varietà di metodi statistici econometrici utilizzati per stimarlo fornisce una vasta gamma di risultati diversi. Perché ne parlo? Perché in alcuni interventi effettuati all'inizio di quest'anno, ad esempio, i membri del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea hanno proposto varie stime del tasso naturale. Un loro aggiornamento ne collocherebbe ora il livello in un intervallo compreso tra -1,3 e -0,2%, un tasso reale di interesse. Sommando a questi valori l'obiettivo di inflazione del 2%, il tasso di policy neutrale, quello al quale nell'equilibrio di medio termine la politica monetaria non è né accomodante né restrittiva, sarebbe compreso in un intervallo tra 0,7 e 1,8%. Potrebbe pertanto anche essere già stato raggiunto dalla BCE con l'ultimo rialzo dei tassi o vicino a esserlo presto. Però credo che non vi sia alcuna ovvia e stretta relazione tra questo tasso di equilibrio di lungo periodo, posto che esista e sia più o meno stabile, al di là della sua importanza come concetto logico di riferimento negli schemi di teoria macroeconomica oggi maggiormente diffusi, e il livello da raggiungere per assicurare aspettative di inflazione coerenti con il mantenimento nel medio periodo dell'obiettivo di un'inflazione media dell'area pari al 2%. La questione cruciale nella realtà del tempo storico in cui viviamo è quindi di quanto dovremmo aumentare ulteriormente i tassi ufficiali. E vi sono almeno due problemi a questo punto. Il primo è che è elevata l'incertezza circa la misura in cui la banca centrale può influire in tempi relativamente brevi sull'attuale livello di inflazione. Il rialzo dei tassi, in particolare, non può incidere sulla parte determinata direttamente e indirettamente dallo shock energetico che è preponderante. La politica monetaria non riesce a far aumentare la quantità di gas offerto da Putin. È inoltre difficile dire a priori quale livello ultimo nella traiettoria di rialzo dei tassi ufficiali rassicurerebbe imprese e famiglie sulle intenzioni della Banca Centrale, riducendo quindi al minimo i rischi di disancoraggio delle aspettative e prevenendo l'insorgere di spinte tra prezzi e salari. In secondo luogo, una elevata incertezza circonda la distribuzione nel tempo degli effetti dei rialzi dei tassi sull'inflazione e sulla crescita. Una lettura complessiva, questo è importante, ne parlavo con Lepri quando ci siamo incontrati nel pomeriggio, una lettura complessiva dell'evidenza econometrica disponibile porta a concludere che nell'area dell'euro un rialzo dei tassi esercita il suo impatto maggiore sull'inflazione dopo uno o due anni. Tuttavia ha anche il suo effetto più elevato sul PIL dopo circa un anno e mezzo.
nella congiuntura attuale i rialzi dei tassi potrebbero avere ripercussioni più forti sull'inflazione proprio quando l'economia avrebbe già registrato un netto rallentamento. Un po' quei grafici che Tamburini ci faceva vedere prima. E si rischierebbe così di innescare o amplificare una recessione, senza avere avuto in precedenza, nella misura in cui i rincari dell'energia continuano a essere il principale motore della crescita dei prezzi al consumo, effetti particolarmente visibili, anche se ce l'hanno, sull'inflazione. Anche se le aspettative di inflazione a lungo termine restano ancorate e la crescita salariale rimane moderata, l'alto livello dell'inflazione e la necessità di ridurre i valori estremamente bassi raggiunti in termini reali dei tassi di interesse a breve termine richiedono che i tassi ufficiali continuino a salire, tenuto soprattutto conto del fatto che le aspettative si sono riportate in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi, il 2% nel medio periodo, quindi tassi a lunga, se il 2% è l'obiettivo, occhio e croce, al 2% ci devono arrivare e forse superarlo un po' per poter essere sicuri che non vi sia un disancoraggio di queste aspettative. Ora, l'incertezza che circonda le prospettive economiche è però molto elevata e questo suggerisce prudenza nel fissare il ritmo dei rialzi dei tassi e sconsiglia vivamente di mirare a raggiungere un valore terminale predeterminato per i tassi ufficiali. Un inciso, gli economisti conoscono una proposizione che si chiama la proposizione di Brainard, che dice che se c'è incertezza la risposta deve essere graduale e non particolarmente sostenuta, improvvisa. Noi sappiamo che in certi casi invece la risposta è molto forte perché si cerca di convincere immediatamente i mercati, se volete, della determinazione della Banca Centrale. Anche questo c'ha una giustificazione nel caso l'inflazione continui a restare per un tempo prolungato e non dia segni di rientro. Quello che sostengo io è che per ora questa non è la valutazione che io mi sento di condividere, ma potrebbe avvenire, e quindi bisogna essere molto attenti, nel caso partano delle rincorse tra prezzi e prezzi, tra prezzi e salari, o i profitti crescano, siano indicizzati anziché essere invarianti rispetto all'aumento del prezzo dell'energia. Il markup, anziché essere solo sul costo del lavoro del prodotto, è sui costi complessivi. Ora, le nostre decisioni future non potranno che seguire un approccio definito, come abbiamo detto, riunione dopo riunione, e dipenderanno dai dati. Questo non significa però che dipenderanno solo dai dati correnti. Occorrerà mantenere un orientamento lungimirante basato su prospettive economiche a medio termine per il complesso dell'area dell'euro. Come in altri cicli di rialzo dei tassi, si scoprirà il valore terminale più corretto procedendo gradualmente. Ciò non significa ovviamente che non si possano effettuare valutazioni quantitative sulla base dell'esperienza fino ad oggi accumulata. Sono certamente utili per stimare gli effetti di aumenti dei tassi su domanda aggregata e variazioni dei costi dei prezzi dei beni e servizi, e il mio collega, governatore della Banca di Spagna, le ha effettuate e annunciate pochi giorni fa. Lui dice che bisogna arrivare a livello terminale il 2,5%, vedremo. Però nel usare queste valutazioni bisogna tenere conto congiuntamente anche delle informazioni che si renderanno via via disponibili proprio su quelle aspettative di inflazione, le varie misure di cui ho discusso prima, e sull'evoluzione del reddito del lavoro e sui profitti. Non vi sono, secondo me, oggi ovvie ragioni per legarci le mani con ipotesi di incrementi straordinariamente elevati, quali quelli avanzati da alcune parti, in qualche caso estrapolando le ultime decisioni che abbiamo preso o l'esperienza di altri paesi. Per concludere, oggi la principale minaccia alla stabilità dei prezzi, obiettivo primario di una banca centrale moderna e comunque ben iscritto per noi nel Trattato dell'Unione Europea e nello Statuto della Banca Centrale, viene dallo shock energetico, in gran parte conseguente al conflitto in Ucraina. E anche la componente precedente va letta in quel senso, che ha innescato un eccezionale aumento dell'inflazione, in particolare nell'area dell'euro. Come ho ricordato, la recente affermazione che l'inflazione è elevata e ripetuti errori nelle nostre proiezioni hanno messo in dubbio la nostra credibilità
non la condivido. La fiducia dell'opinione pubblica è una determinazione a mantenere la stabilità dei prezzi, non va misurata sulla base né dell'attuale livello di inflazione né degli errori di previsione che sono stati commessi, entrambi causati dall'eccezionale entità dello shock energetico e dal suo permanere nel tempo, che era francamente difficile da prevedere e che non segnala un presunto fallimento dei modelli quantitativi di cui in vario modo facciamo oggi uso. Sono invece il risultato dell'intrinseca imprevedibilità delle tensioni geopolitiche. Chiaramente bisognerà investire anche in quella direzione lì e siamo però in buona compagnia nel essere sostanzialmente in ritardo. La credibilità della Banca Centrale si misura piuttosto sull'ancoraggio delle aspettative di inflazione a medio termine, fattore cruciale anche nella prevenzione dell'innesco di pericolose spirali tra prezzi e salari. L'elevata inflazione richiede il proseguimento della normalizzazione delle condizioni monetarie, ma ad un ritmo e fino a un livello tali da terminare riunione dopo riunione sulla base di nuovi dati e specialmente della revisione delle prospettive economiche. Non si può non tener conto in particolare del forte deterioramento delle previsioni di crescita, la cui causa ultima è costituita dallo shock energetico e dalle sue conseguenze sul potere d'acquisto dei redditi e sui profitti delle imprese. Per contenere gli effetti di questo shock sarà non solo necessaria una risposta incisiva ma adeguata da parte della politica monetaria, ma occorreranno anche, come è avvenuto in passato, l'atteggiamento responsabile delle parti sociali, se ancora si parla di parti sociali, e un contributo attento della politica di bilancio. Occorre comprendere che, come per la tassa dello sciicco degli anni 70, lo shock è un onere inevitabile per l'intera area dell'euro e soprattutto per i paesi più colpiti, come senza dubbio l'Italia. È uno shock, è un onere inevitabile, non possiamo passarlo a rinviarlo al mittente. La frase finale che ho immaginato è questa: il tentativo di annullarne completamente l'impatto sui redditi da lavoro e da capitale sarebbe vano e finirebbe inevitabilmente per avere ripercussioni sull'inflazione. Non si possono infatti ignorare le conseguenze redistributive e allocative di quanto avviene sul fronte dell'energia e la politica di bilancio può redistribuire gli effetti tra consumatori, fattori produttivi, generazioni presenti e future con interventi mirati e temporanei a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite, ma se si decidesse di far pesare la redistribuzione soprattutto sulle generazioni future, essenzialmente con l'emissione di debito pubblico, si rischierebbe non solo di caricarle di oneri ingiusti, ma anche di alimentare, se questo avvenisse nella generalità dei paesi dell'area, ulteriormente l'inflazione attuale e quella attesa. E in ogni caso bisogna fare estrema attenzione nel nostro paese a evitare il rischio di un deragliamento del debito pubblico dal percorso di rientro in rapporto al prodotto iniziato lo scorso anno. Si tratta, come dobbiamo sempre ricordare, di un percorso necessario per preservare la possibilità del ritorno a una crescita economica duratura e forte di cui abbiamo assolutamente bisogno. Scusate la lunghezza dell'intervento e grazie mille. Bene, non mi resta che ringraziare tutti gli intervenuti e darvi appuntamento domani mattina alle 10.30.